Trasmetti dal vivo. Eccoci. Non vedi nulla? Ci siamo? Ci siamo? Qualcuno mi dia un feedback. Prova. Ah, no, allora, ci siamo. Qualcuno. Non so, non capisco se sono in delay o no. Sono molto in delay? Peccato. Peccato. No. Cioè, sì. Si vede e si sente. Beh, allora, innanzitutto vi voglio dare la buonasera a tutti e vi ringrazio di essere qua stasera. E intanto, allora, ciao a Francesca, ciao a Petra. Ciao a tutti! Ciao anche Sono da qui come parte grande di fondamano Petra, umano. che si è unificata con il divano. Sì, ormai il E ciao a divano. Luce, ciao a Valeria, ciao a tutti quelli che si stanno collegando adesso. Allora, mi sembra di aver capito che si vede e si sente. Ci piace, che atmosfera inquietante, mi piace. E piace anche a me, sono sincero, guarda, non pensavo che potesse venire fuori questa cosa figa. Intanto, come vedete, la qualità video è sensibilmente migliorata dall'altra volta, quindi per questo dobbiamo soltanto che ringraziare Massi Facciamo Pubblicità, Unieuro e i suoi cestoni delle offerte, che hanno fatto sì che potessi reperire questa bellissima webcam che costa anche un bel po' di soldi, ma in un'offerta che non potevo rifiutare. E è la riprova che comunque non si comprano le cinesate da Amazon. E che sta succedendo? È partita la pubblicità di Prime Video da dietro, mi è sparito lo sfondo del caminetto, perché non è un caminetto finto, era il televisore. Cioè, non era un caminetto vero, semmai, è il televisore. Sto facendo un purpurrì di parole che non me ne rendo nemmeno conto. Ciao Andrea, benvenuto. Allora, ok, stasera niente live intellettuale col mio amore Matteo, ma stasera passo al mistero. Ok, salutiamo il tuo amore Matteo e ti ringrazio per essere passata al mistero, Valeria. E spero che i miei... Cioè, io leggo in diretta, vi spiego come funziona, perché ci deve essere un po' di delay a quanto mi pare di vedere. Io vi rispondo in diretta a quello che leggo in diretta, poi a voi arriverà con qualche secondino di ritardo, spero non sia un problema. Bene, allora, innanzitutto comunque mi ritorno a ringraziarvi della presenza e a dirvi, insomma, tanto guardate che figa, dov'è? Allora, mi giro da quest'altra parte, penso, la sedia che mi è arrivata in settimana, grazie a Amazon, e ci tengo a precisare che questa non è personalizzata, è la marca della sedia, che appena l'ho vista ho fatto, oh no, cavolo, questa non può altro che essere mia. Non c'era blu, non c'era... sono diventato cinese per come parlo. Non c'era blu, ma ci accontentiamo del rosso. Che ne dite? Va bene uguale, no? Ciao Pinella, benvenuta. Ciao Fio, benvenuta. Benvenuti. State venendo tanti e mi tocca passare la live a salutarvi. Comunque, dicevo... innanzitutto, come sta andando la sedia da gamer di Vadim? Sì, è la marca, come ho detto prima, è la marca della sedia. Sono un po' emozionato, come sempre, perché comunque vedervi presenti è sempre un piacere, è sempre molto soddisfacente, sempre un onore per me vedervi qua presenti nella chat di sabato sera. Poi, vabbè, che comunque c'è il coprifuoco e ahimè non bisogna uscire per via del coprifuoco, però mi rendo conto che è sempre sabato sera e dedicarmi un sabato sera comunque è un onore per me, quindi grazie.
Allora, la scusa di fare questa live è un po' anche quella di testare la nuova apparecchiatura, che vedo funziona discretamente bene. Tutti i segnalini che ho messo adesso si vedono bene rispetto alla live precedente. L'atmosfera mi sembra di capire che piace, quindi direi che il test è andato a gonfie vele. Più che altro una cosa, prima di partire con l'argomento vero e proprio. L'audio di sottofondo lo sentite? Perché con OBS ho messo un sottofondo musicale che spero non sia invasivo e non dia noia. Quindi, ciao Gisella, benvenuta, benvenuta. E quindi fatemi sapere se sentite la musichetta di sottofondo, l'atmosfera, eccetera, eccetera. Perché anche quella fa parte dell'ensemble del video che ho cercato di ricreare per voi. E se dovesse essere invasiva, ditemelo che basta un click e ve la levo di tramezzo. Sottofondo musicale non dà noia. Bene, perfetto. Quando vi dà noia me lo dite e ve lo levo. Perché io purtroppo non sento niente. Ciao amico mio, tu non sei mio amico, tu sei mio padre e quindi smettila di spacciarti per amico mio. Che sei sangue del mio sangue, o casomai sono io sangue del tuo sangue. Comunque, vabbè, dai, allora procediamo. Questa live, come ho detto, è per testare l'apparecchiatura. Vedo che sta funzionando, quindi quale migliore occasione per iniziare a parlare degli argomenti principi di questo canale. Bene, coglierei l'occasione, appunto, iniziamo subito. Per fare un po' di anticipazioni su quello che verrà sul canale. Bene, dato che abbiamo tra gli utenti in chat Fiorenza della mela avvelenata, ci terrei a precisarvi che in settimana arriverà un video in collaborazione con il canale di Fio, ovvero la mela avvelenata. Sarà un video diviso in due parti. La prima parte sarà su questo canale e la seconda parte sarà sul suo canale. L'argomento, se Fio me lo concede, non voglio fare spoiler, però diciamo che il titolo è L'Italia dei misteri. Quindi, ora, cercando di non andare troppo nello specifico, posso dire che la musichetta mi sta facendo salire la suspense. Certo, lo puoi dire e mi fa piacere sentirtelo dire perché vuol dire che sta andando tutto a gonfie vele. Comunque, per non fare troppi spoiler, tornando al video che farò in collaborazione con la mela avvelenata, abbiamo pensato di approfondire, diciamo un po', la cultura, il folklore e i misteri del nostro amato stivale. Antichissimo stivale, perché come sappiamo tutti l'Italia comunque è un po' la culla della civiltà, la culla del Rinascimento, e c'è tanta diversità culturale all'interno dell'Italia, tante usanze, tanti misteri, tante leggende, e dove vai, vai, scopri sempre qualcosa di nuovo ed è bellissimo perché c'è sempre qualcosa da Ma la felpa è la prima che ho trovato. Me la sono messa addosso perché non lo so, faceva molto, molto bimbo minchi anni 90. E c'è sempre dicevo, c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, da conoscere, perché comunque il nostro cervello è affamato di conoscenza. Ed è bello divulgarla perché a volte possiamo vedere che tante delle cose che noi credevamo esclusive le possiamo ritrovare anche in altre regioni, anche in altri stati, perché comunque le storie, come dicevo nel video, la leggenda di Tomino, la poesia che uccide, parlava appunto, ho fatto un'introduzione sul, come si dice, sul concetto delle leggende urbane. E la leggenda urbana, come ho detto nell'introduzione di quel video, un po' ci appartiene. Perché fa parte di noi, fa parte della nostra, come si dice, della nostra, non cultura, del nostro vissuto, chiamiamolo così, perché comunque a noi, a ognuno di noi è successo qualcosa di strano nella vita, qualcosa di inspiegabile, qualcosa che tendiamo a ricollegare al mondo del mistero.
E queste cose noi o le teniamo spesso e volentieri, ce le teniamo per noi, o quando vediamo che qualcuno è disposto ad ascoltare, le tramandiamo. E allora quella persona un giorno capiterà di parlare con qualcuno e di dire: "Ah, ma lo sai che a un mio amico è successa questa cosa?" E la storia viene tramandata andando di bocca in bocca, di persona in persona, fino a diventare una leggenda urbana. O un mito o una storia da raccontare al falò, che non è quello qui dietro, quindi non lo so, se qualcuno se lo fosse chiesto, questo è uno sfondo finto, non sto prendendo fuoco. E possiamo vedere, senza fare troppi spoiler, che tante cose, tra cui anche come si dice, una leggenda in particolare, viene a delle, come posso dire, delle pesanti similitudini con una leggenda, forse la madre di tutte le leggende, almeno per me, perché mi ha fatto scoprire, diciamo, uno dei momenti in cui mi ha fatto scoprire il mondo delle leggende urbane. Sto parlando di un mostro lacustre, un mostro degli abissi. Non vi dico nient'altro, però sappiate che forse lo sapete, altri no, magari, ma non voglio fare spoiler perché comunque il video arriverà a breve. Ce l'abbiamo anche noi il nostro mostro di Loch Ness, e perché non parlarne? Ora, mi fermo un secondo perché mi rendo conto che voi intanto state ascoltando quello che io ho detto 5 secondi e 10 secondi fa. Io mi faccio un attimo di resoconto dei commenti. Bene, allora, vedo che Babbo sta facendo, si sta dando da fare a fare il tombeo de femme, a salutare tutte le donne. Posso dire che la musichetta sta facendo la suspense. Finalmente l'Italia, sì Andrea, il nostro video sarà tutto in Italia, tutto nel nostro bel paese. Fio, eccola là, ho il video aperto qui sotto, ci stavo lavorando, spoilera pure. No, non si spoiler, bisogna stare un pochino più ristretti perché sennò poi Però brava, io comincio a lavorarci da domani perché sarà un bel lavoro. Ma la felpa, sì, ti ho detto, la felpa è quella che ho trovato. Col cappuccio? Beh, se volete il cappuccio, eccolo qua. Adesso sono ufficialmente diventato un b-boy. Storia, cultura, leggende, mi ricorda qualcuno. Chi di preciso, Valeria? Sì, è misteriosa anche la felpa. La felpa è misteriosa. Ciao, i miei bimbi amano la tua musica e non solo i tuoi bimbi, la amo anche io. Ecco perché Sara continuerà a fare le musiche di sottofondo per il canale, perché si deve rendere conto che può dare ancora molto di più, vero? Ecco, io la sfrutto. E viene cambiata ogni volta che è raccontata, giusto? Telefono senza fine non aiuta le storie. Voglio una mega live con Matti, Barbascura X, Gisella, Silvia e Andrea, sarebbe il massimo. È una battle royale più che una live, è un assembramento virtuale. Arricchita sempre, non è particolare, un classico. Ciao Daphne, ciao Valeria anche tu, qui da Vanilla M. Allora ragazzi, io non è la prima volta. Aspetta che mi levo il cappuccio, cioè molto meno ci avrò i capelli che stanno andando ognuno a fare i fatti propri. Non è la prima volta che sento parlare di Vanilla M. E che tanti mi dicono Vanilla M. Quando parlano di me parlano di Vanilla M. Ma chi è Vanilla M? Ma, cioè, io sono molto ignorante su questa cosa. Ma mi piacerebbe. È una domanda che faccio io a voi. E mi piacerebbe saperlo un po' chi è questa persona. Perché magari, che ne so, se a quanto ho capito tratta gli stessi argomenti che tratto anch'io, non vedo perché no, magari ci può stare che gli posso chiedere anche a lui una collaborazione, vedere di fare qualcosa insieme. Quindi fatemi sapere un po' chi è questo Vanilla M, che Fio mi ha dato un'infarinatura in generale, però non sono andato a controllare nei dettagli, però vedo che è molto popolare, quindi non lo so. Allora, e vediamo un attimino. Andrea, mi riferisco a Matteo Vanilla Magazine. Ne sono innamorata persa. Andiamo a vedere chi è questo Vanilla Magazine. Ah, vedi che anche Gisella non lo conosce, Vanilla Magazine. Di rivista Orlandi Cultura e Storia. Che è una bella cosa, comunque, la cultura e la storia. Anzi, fun fact, fatto divertente.
Io all'inizio a scuola ero veramente una sega a storia, ero uno che non studiava la storia, però me ne sono innamorato letteralmente nel corso dei tempi. Ed è forse penso, la materia più bella in assoluto, dopo le lingue, che sono un grandissimo appassionato di linguistica, e la storia è stupenda, la storia è il motore che muove questo pazzo e pazzo mondo. Cioè, senza la storia noi non siamo niente, come direbbe Vadim. La storia è tutto. La storia è quello, il motivo che mi tiene ancora in vita e mi permette di fare tutti i cicli di mondo per poter diffondere il male e la storia del mondo e i peccati dell'uomo. La storia è bella, ma spesso e volentieri la storia porta quasi sempre brutte, brutte notizie. La poltrona è quella nuova. Sì, è quella nuova. Babbino caro, è quella nuova. Allora, Andrea Matteo, bellissima e intelligente che parla di storia. Ok, questo lo avevo afferrato. Molto riconosciuto da anni ormai come formazione e divulgazione. E io ho tanti anni che sto su YouTube, però ancora non ero a conoscenza, sono sincero, forse non lo so, non mi è mai comparso tra i consigliati, strano perché cioè, a sentire quello che mi dite sono argomenti principi che condivido anch'io e che vado a cercare spesso, quindi non capisco come mai non ne abbia mai sentito parlare. Comunque, ragazzi, cioè, rimedio subito, anzi, forse avrà anche sicuramente un iscritto in più. Io non riuscirei ad amare qualcuno che stimo così tanto come te. Avrei troppa paura prima o poi da qui le incomprensioni li facciano scadere la persona. Non è che io so chi sia. Io e Vanilla Magazine, io sono la mascotte, Gisella. No, la mia materia preferita è la storia insieme alla psicologia. I miei compagni la odiavano tutti. Anche la psicologia è una materia figa, perché sotto sotto, ora, non volendo peccare di presunzione perché è lungi da me, ma sotto sotto siamo tutti un po' psicologi. Quando impari a leggere le persone, soprattutto a capirle, allora automaticamente ti puoi non definire uno psicologo, ma una persona che riesce a leggere dentro una persona. Come dicevo sempre, come ho detto anche a Fio, a Gisella, a tutti quelli che conosco, e io comunque faccio l'attore e per essere un buon attore bisogna saper osservare. Osservare non tanto per, come si dice, non in senso negativo, ma osservare significa capire, cioè guardare una persona, osservare, capire quello che prova e appropriarsene. Appropriarsene o meglio, prendere in prestito per poter innanzitutto imparare, perché non è detto che quella che noi reputiamo un'emozione che crediamo di aver vissuto, l'abbiamo effettivamente vissuta. C'è appunto un esercizio che feci a scuola a Milano che si chiama il bagaglio delle emozioni. Il bagaglio delle emozioni è un esercizio interessantissimo, perché si tratta principalmente di chiudere gli occhi ed immaginarsi di fluttuare nel vuoto, nelle nuvole, chiamiamolo così. E il tuo coach, il tuo tutor, nel momento in cui tu sei lì bello concentrato con gli occhi chiusi e bello rilassato, ti dirà una parola che è ricollegata ad un'emozione e automaticamente il tuo cervello proietterà quell'emozione sotto forma di vissuto. E spesso e volentieri è molto illuminante come esercizio. Perché spesso e volentieri quello che noi ricolleghiamo alla felicità magari non è propriamente la felicità, come la rabbia, come l'invidia, l'amore, eccetera, eccetera. Dici una parola e ti viene in mente altro. E allora capisci che magari le emozioni che hai provato non sono così scontate. Quindi fa bene osservare e leggere le persone, perché così c'è sempre qualcosa da imparare. C'è sempre qualcosa da imparare da loro e per diventare persone migliori comunque. Non mica tanto per stalkerizzare, tra virgolette, scusate il termine, ma non so come altro dirlo.
Allora, Vadim, dice lo strano canale. Sì, l'ho fatto Vadim alla fine. La storia raccontata da Vadim è piacevole anche nel suo essere faticoso. E Vadim ne ha viste di cotte e di crude svariate e svariate volte. E si metteva sempre al bordo della storia con la sua sdraio e riguardava come un film già visto le immagini di anno in anno, di ciclo in ciclo. Se parto con la storia siete finiti. Io adoro la storia e i misteri e siamo qua apposta. Gisella Vanilla Magazine è un canale di divulgazione, ok. Vanilla su YouTube c'è dalla quarantena. Era una rivista online. Ah, ma anche lui è nato dalla quarantena, allora. Non sono l'unico che è nato in quarantena. Allora. Si chiama Matteo Rubioni, ok. Un episodio su Vanilla, lavoro, salute mentale, faccio informazione, comunicazione. Lucio, anch'io lavoro nel campo della salute. Ok. Giusto, Andrea, bisogna avere una certa sensibilità, soprattutto nel vostro lavoro, perché su YouTube non vedete è uno scene, quindi penso vi basate sulle emozioni. Esatto. Ma non è così scontato comunque, eh? Non è così scontato perché per certi versi a volte, tipo che ne so, anche quando io ho trattato come si dice, il caso di Issei Sagawa, il cannibale giapponese, ho cercato di essere più neutro possibile, ma a fronte di quello che ha fatto e quello che è successo dopo, a seguito del suo fattaccio, di quello che ha commesso, saliva la rabbia. E mi rendo conto che sarebbe diventato più un video sfogo che un video di divulgazione. Quindi non è semplice sempre reprimere le emozioni, però appunto per reprimerle bisogna saperle addomesticare, chiamiamole così. Stratosfera, intelligenza, neocagine, porta alla storia, conosce. Riesci ad individuare questa passione con te. Questo esercizio è molto interessante, è vero. Valeria, ti riferisci al caso di Issei Sagawa, vero? Pensa un po'. Io quando ho fatto quel video, comunque sono andato a documentarmi su, comunque serviva del materiale visivo da far vedere, qualcosa che non sia eccessivamente violento, anche perché se no è tempo zero che mi arriva uno strike da YouTube e mi fa chiudere il canale o comunque mi censura il video. E sono capitato purtroppo nelle foto di repertorio della polizia dove si vedeva tutto quello che Sagawa ha fatto a quella povera ragazza. E io sono una persona dallo stomaco forte, premetto. E non è stato simpatico per niente, guarda. E appunto, vedere quelle cose poi alla fine non ha fatto altro che fomentare questa voglia di divulgare, perché comunque non è tanto per far pubblicità a Sagawa, ma più che altro per far vedere che il mondo è strano. Il mondo è strano perché non anch'io ho sentito, ho letto anche nei commenti che mi scrivete sul video, ma la colpa è anche dei giapponesi che fanno questo e fanno quest'altro. È vero, la colpa è di chi. La colpa in primis è di lui che ha fatto quello che ha fatto. La colpa è del padre che ha insabbiato la vicenda e l'ha fatto uscire. La colpa è dei giapponesi che gli vanno dietro. Però pare un po' brutto dirlo, ma tutto il mondo è paese. Ora, non sto dicendo che sarebbe successo anche qua una cosa del genere se il cannibale fosse stato italiano, ma se fosse andata come è andata in Giappone, però in Italia, ovvero con qualcuno che ti scagiona, che ti rimette libero, che ti pulisce la fedina penale e ti permette di vivere una vita tranquilla nonostante tutto il male che hai causato, a me, cioè, o questo era da Bruno Vespa o dalla D'Urso tutti i giorni. Cioè, sarebbe successo anche qua, quindi diciamo che la colpa sì, è una colpa che co secondo me condividiamo in tanti, perché comunque Sagawa è uno, ma ne sono successe tante su queste falsedighe qua.
Allora, scusate se ogni tanto mi zittisco, ma sto cercando di mettermi in pari con i commenti perché vedo che siete belli attivi e la cosa non mi fa altro che piacere. Allora, io sono onestamente, guardavo il caso di Junko Furuta, ho dormito male e poi ho dovuto fare una pausa con i video più leggeri. Ero satura, esattamente come è successo con me con Sagawa. Andrò a vedere questo video del cannibale, l'ho perso. Vai assolutamente, Fio, perché è molto interessante. È una storia assurda, quella farebbe senza tutti. Purtroppo ci sono anche video orrendi che non ho visto, ovviamente. Andrea 7, è verissimo. E adesso finisco di leggere i commenti e vorrei introdurre uno degli argomenti della serata, che appunto me l'hai tirato fuori te, e inconsciamente. Ho scritto un articolo su Junko Furuta per Vanilla e mentre lo scrivevo ho sentito un certo disagio addosso. Benvenuta nel mio mondo, Valeria. Scusami, ma è la V che mi ha ingannato. Benvenuta nel mio mondo, perché ogni volta scrivere di questi... Cioè, più che altro perché sono una persona molto sensibile, scrivere di queste cose non è mai facile. Però è un duro lavoro e qualcuno deve pur farlo. E adoro Gisella, anche per l'età non riesco a documentare e sapere cose eccessive se in termini fra Gisella ha una classe unica in cui è bravissima e parla in un modo appropriato. Assolutamente d'accordo, Andrea 7. Non lo dico perché c'è Gisella in chat, ma chi mi conosce lo sa che lo dico a prescindere, perché è la verità. Sono d'accordo con le riflessioni che stai facendo, alcune ne veniamo più a conoscenza rispetto ad altre. Ogni tanto mi riparte il Vadim, sì, perché sapete che... sono i periodi, fortunatamente adesso sto tornando al lavoro, quindi si può tornare alla normalità, ma quando ti trovi chiuso in casa, certi tratti di personalità tendono ad emergere rispetto ad altri. Spero che non ci siano... Perché devono esserci problemi, Andrea? Io non ho problemi di nessun tipo. Se voi siete qua è perché avete piacere ad esserci. E a me potete avere 12 anni, potete averne 60, 120, a me non interessa. Siamo qua, siamo tra gente per bene, ci facciamo quattro chiacchiere in onestà e simpatia. Intanto, come direbbe la striscia della notizia, le veline! Grazie, mi ha portato il primo bicchiere di acqua della serata. Allora, Andrea, proprio da te parto, perché hai tirato fuori un argomento che io volevo tirar fuori a suo tempo. Come al solito mi sono dilungato perché sono un logorroico, però spero che questo non vi dia fastidio. Avete mai fatto, appunto parlando di video strani, di video raccapriccianti, c'è un gioco, una leggenda urbana che tanto leggenda non è. Il gioco del lato strano di YouTube. Beh, detto così, sembra una cosa tipo The Dark Side of the Moon, i nazisti su Marte, i nazisti sul lato oscuro della Luna, i nazisti sul lato oscuro di YouTube. Che cos'è di preciso il lato oscuro di YouTube? Allora, facciamo un ragionamento. Tanto, allora, Andrea, ma lo sai che oggi ho visto il tuo video sulla casa delle bambole e mi ha ingannata. Ho creduto fossi davvero straniero. Ah, ma prima. Ok, ragazzi, scusate, ma me le tirate fuori. È divertentissimo fare le live. Ma lo sapete che le prime volte che ho fatto Vadim, ho ricevuto una marea di messaggi che mi dicevano: ma sei straniero? Anche di rumeni che mi facevano: ma sei rumeno? Ho fatto: non sono rumeno. Comunque. Fa piacere che ti ho ingannato, perché vuol dire che l'ho fatto bene. Cioè, la tua seconda fidanzata, Gisella, che appena ha visto la manina tua a portarmi l'acqua, ha scritto Sara! Capito, Gisella? Ama più te che me. Comunque, torniamo all'argomento. Allora, dietro ogni uomo c'è una grande donna, ed è vero, è qua sul divano che sta seguendo la live. Una grande donna che non ha mai smesso di credere in quello che fa e persevera di giorno in giorno, e questo ci piace. Comunque, iscrivetevi, chi non si è iscritto si iscriva al suo canalino che è qui sotto, che tra poco ha superato i 100 iscritti e non avete idea di quanto cavolo è contenta Saretta. E lo sai, il videogioco lo indovina di An e Animal Crossing. Valeria, andresti molto d'accordo con Saretta. Allora, dicevo, il lato strano di YouTube. Hai visto?
il lato strano di YouTube. Cos'è? Allora, partiamo dal presupposto che su YouTube vengono caricate ore, centinaia, migliaia di ore di video il secondo, l'ora, non mi ricordo di preciso. Ma comunque vengono caricate un quantitativo sproporzionato di video e starci dietro è quasi impossibile. Non ci riescono nemmeno gli algoritmi. Ora, se non fosse che io poi sicuramente mi becco uno strike sul canale per coadiuvare questa teoria, caricherei un video violando tutte le peggio norme del copyright, a parte ovviamente la pedofilia e queste cose qua, perché è proprio etica e non voglio finire in galera. Comunque, per quanto riguarda il copyright. E sì, se ci si fa caso, questo video o l'algoritmo me lo scoppia subito, o l'algoritmo ci metterà mesi, settimane, giorni prima di trovarmelo. Stesso discorso lo applichiamo a tutte le centinaia e migliaia di video che vengono caricati su YouTube. E noi siamo abituati, in base alle tendenze che ci riguardano, a vedere sempre più video che riguardano i nostri interessi. Ciò non toglie che su YouTube, oltre che ai canali come quello mio, quello di Fio, di Gisella, di Saretta, di Matteo Vanilla, insomma, tutte queste personalità qua, ci siano anche canali strani che condividono cose strane e non sono accessibili per qualche motivo, vuoi per il basso numero di iscritti, vuoi perché non hanno chiavi di ricerca, vuoi perché effettivamente per trovarli devi scavare, scavare, scavare. E come facciamo a raggiungerli? Bene, c'è un gioco, come ho detto, che si chiama Il lato strano di YouTube. Come bisogna giocare? Per questo gioco del lato strano di YouTube. Bene, prendiamo un video qualsiasi, potrebbe essere un video mio, un video di Saretta, di Gisella, di Fio, di chiunque. Vediamo questo video e accanto al nostro video c'è la catena dei correlati. Nei correlati c'è tutti i video che possono appartenere alla categoria indicata. Questo perché, come sapete, YouTube funziona a tag. Io metto un video sul mistero e chiaramente per pubblicizzarlo devo inserire l'hashtag mistero, hashtag paranormale, hashtag inspiegabile, queste cose qua. E ci sono anche altri video che vengono contestualizzati in questa maniera. Quindi che succede? Il gioco sta nel prendere il video che vi sembra più strano possibile. Prendete questo video e guardatelo, guardatelo per qualche secondo, perché il gioco sta nel iniziare a prendere tutte le immagini più strane di video in video nei correlati. Vi accorgerete che dopo una decina di minuti, qui 10-15 minuti, arriverete a vedere cose che dubitavate seriamente di vedere su YouTube. Io per primis ve lo posso confermare, non è uno scherzo, è la realtà. Non so adesso se YouTube ha migliorato il suo sistema di controllo o quant'altro. Ma è un gioco che gioco, è un'esperienza che funziona. Funziona. E spesso vedrete cose che non vi sareste mai aspettati di vedere. Io, senza andare troppo lontano, senza andare troppo nel dettaglio, scusate, vi dico che sono partito da gattini e sono finito, ovviamente chiuso in tempo 2 secondi, su video di autopsie su cadaveri. Con questa. Ciao Laila, benvenuta! Con questa pratica. Questo semplicemente partendo da gattini. E questo fa pensare. Fa pensare perché non c'è una vera e propria forma seria di controllo. E tutti possono pubblicare qualsiasi cosa su YouTube, letteralmente. Ma non vi dico nemmeno una cosa nuova, perché comunque sì, tratterò questo argomento in un video, sicuramente, ma come l'hanno già fatto anche altri canali, come L'Inspiegabile, come Fiamma di Prometeo, Fuoco, Dottor Tecnocaos, tutti questi canali qua hanno già trattato il gioco dei video più strani di YouTube. E per arrivarci, per avere il materiale per quel video, appunto, si deve fare questa pratica. Non so se voi l'avete mai provato. Se l'avete provato, scrivetemelo in un commento che mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate. Tanto io mi rifocillo la gola che mi sembra di essere nel deserto dei Tartari. Ah, bene, l'acqua bella fresca. Allora, mettiamo simpatico i commenti. Ero rimasto a Valeria con Lavandonia e Animal Crossing. È vero. Lavandonia è un video, è una creepypasta, come quella di Animal Crossing. Però
Però è sempre bello, è sempre bello, molto di intrattenimento. Anche le creepypasta arriveranno sul canale, non lo so, però mi piacerebbe leggerle con il tono di Vadim. Ciao Gisella, sono un'iscritta al tuo bellissimo canale e fai bene. Luce, brava Sara. Brava Sara. Grazie. Grazie Luce, fargli detto Prego. grazie. Infatti inquietante Vadim, sembri rumeno veramente. Hai visto, mai dire mai. Andrea chiedi a Matty di fare una live, anche lui e te magari con l'aggiunta di Avrei Gisella. lui, no? Avrei lui e te magari con l'aggiunta di Gisella per una serata in giallo. Perché no? Guarda, ora perché sono in live con me stesso, se no avrei fatto di volata un salto da Matty e lo farò sicuramente domani o appena chiudo la live. Cioè, tanto non è che scappa, voglio dire, il canale è su internet. Se passi ore tra un video e l'altro, prima o poi arrivi a roba assurda. Vedi Luce? Vedi? Io ci sono rimasta fortemente male un pomeriggio che non sapevo niente da fare. Era meglio continuare a non fare niente. È vero, però a volte trovi qualcosa. Non trovi sempre autopsie o cose sanguinolente. A volte trovi video che guardi e rimani perplesso. Come per dire, ma cosa ci era in quella Coca-Cola che ho bevuto? In quell'estate. C'erano gli LSD, le droghe pesanti. Io arrivai al lato oscuro di YouTube in tempi non sospetti. Ci capitai per caso e mostrava un tizio affetto da una strana malattia che ballava male. Mi impressionò parecchio. Oh, sì, ho presente il video che dici. E lui è venuto fuori dal gioco di YouTube, bene o male, perché la gente se n'è accorta e ha iniziato a ricondividerlo. E è molto inquietante quel video, molto inquietante e a me fa molta, molta tristezza più che altro. Aio, mi sono perso i commenti. Finché li trovano, individuano per cancellarli, vengono comunque. Fai bene, Andrea, fai bene, fai molto bene. Pensate che c'è stato un periodo che YouTube aveva avviato una campagna che si chiama, non so se è tuttora in pratica, YouTube Heroes. Ovvero, cioè, per me è tradotto in non sappiamo fare il nostro lavoro, per favore fatelo voi al posto nostro. Comunque, Laila è entrata, l'ho salutata. Ciao Laila, di nuovo. E non sapevo nulla di questo lato strano. Fio, ti divertirai. Te che ti piace la psicologia, hai di che divertirti. Anch'io ho cominciato con i video sui gattini. Perché poi si passa sempre? Cioè, se la regola zero di internet è non si toccano i gattini. E non si toccano i gattini. Comunque, i gattini dominano l'internet. Per poi arrivare il video appena detto. Pensavo fosse una stupidaggine. Assolutamente non lo è. Assi di Picche è grande, che ansia, ma che canale. Concordo, Assi di Picche è un uomo che si è fatto da solo e per arrivare dov'è si è fatto un grandissimo bucio de culo. Mai provato, forse YouTube sa che nulla può sconvolgermi. Gisella, mai dire mai, fidati, te lo dico io, proprio mai dire mai. Non ho mai capito come si arriva su questi video. Continuate ad aprire video a caso. No, semplicemente devi prendere quelli che ti sembrano i più strani, basandoti solo e unicamente dalla copertina. Cioè, dark web facilmente raggiungibile ed è la parte più brutta del web. Assurdo che permettano certi video. Penso che sono persone macabre e morbose della ricerca di certe cose. Io una volta ho provato il deep web e non ci andrò mai più, mai più. Sono durato letteralmente 20 secondi. E lo sconsiglio, ragazzi, non fatelo perché non è assolutamente divertente. Quella live con Lucarelli. Se va la Lucarelli ci va prima la Gisella a fare la live con Lucarelli, che se lo meriterebbe di più. Assi mito assoluto, viste tutti i suoi video. Via, bisognerà andare da Assi a rompergli un po' le spelotas per una collaborazione. Non mi considererà mai, però tentar non nuoce. Ciao Simonetta, benvenuta. Brava Luce, cioè brava Luce, non è male fare questo giochetto, basta che chiudi subito appena c'è qualcosa che non ti piace, però ci sono tante, ti ripeto, ci sono sempre tanti altri video che solo per dovere di psicologia andrebbero visti. Andrea, conosci pure Omega Click? Ha una maschera di V per vendetta, bravo, mi si scalda, ma si scalda facilmente. Omega Click mi pare lo avevo già sentito. Ma ci sta che sto facendo confusione con un altro canale. Io sono rimasto ai tempi di Bonsai TV con Pirate Tapes, che era fighissima come rubrica. E diciamo che un po' mi basavo su quella per l'idea concettuale embrionale di Unsettling Records. Dopo questa scoperta,
che andrò ad indagare. Vi saluto perché dal divano il marito mi reclama per Netflix. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie a te di essere passata, Fio. Ci aggiorniamo per la collaborazione. Mi raccomando, buon Netflix. Una volta un utente di Gisella mandò un link nei messaggi. Io lo cliccai ed era una video originale del serial killer russo, se non sbaglio. Lo chiusi subito, la scena del bambino non la dimenticherò mai. Non so nello specifico di cosa tu stia parlando, ma sì, cioè nel senso, girano anche questi video su YouTube. Assolutamente, Valeria, vai a fare un giro da Fio e iscriviti. E la gente che molta serata non dà l'informazione ma dà il macabro. È vero. Perché è il macabro, ragazzi. Cioè, non sareste iscritti al canale, non guardereste i miei video, non guardereste comunque i video di Gisella, i video di Fio e di Omega Click, se non foste appassionati dal macabro. Ma questo non perché siamo delle persone malate, perché come ho detto nella live precedente, tutto ciò che è inspiegabile, che secerne dalla quotidianità di tutti i giorni, e fa sangue. È bello perché ti fa un attimo, è bello tra virgolette, e ti fa scoprire dei lati strani del mondo, come se tu non li sapessi. Sai, si sa che ci sono i lati strani del mondo, però saperli nello specifico, ciò che accade, è interessante, secondo me, più di tante altre cose. E non so che esistono video snap, anche Mel Gibson denunciò questi video orrendi. Valeria, i video snuff sono una piaga. Allora, di nuovo ciao Pio, di nuovo ci sentiamo. I video snuff sono una piaga, sono una piaga assolutamente. Ora sono fortunatamente meno diffusi, perché penso se ne stiano belli belli nel deep e dark web. Però io ti parlo di tanti anni fa, tanti 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 anni fa, anche quasi 15 o 20 anni fa, i tempi del 56K e della DSL, che i tempi di Emule o di Kazaa, Shazam, insomma quei programmi WinMX dove scaricavi prima il materiale pirata, e incappare in questi video era purtroppo molto semplice e molto rischioso. Ora, non vogliamo fare i santi, tutti abbiamo scaricato materiale pirata, tutti abbiamo scaricato, chiunque. Se scarichi una canzone, anche solo una canzone, hai fatto il pirata, sei un pirata del web. E ringraziamo la polizia postale che adesso sta prendendo tutti i nostri dati. E comunque, tutti abbiamo scaricato, tutti, chi da Mule, chi da Torrent, chi da WinMX, i più anzianotti magari. E si scaricavano anche i film prima che arrivassero le piattaforme streaming a pagamento. E spesso quello che scaricavi non sapevi effettivamente quello che scaricavi finché non l'avevi scaricato e non lo riproducevi. Io mi ricordo all'epoca mi scaricai un video del gruppo musicale Slipknot, Wait and Bleed mi pare, per chi li conosce sono un gruppo metal abbastanza famoso. E in verità, invece di trovare il video di Wait and Bleed, trovai l'esecuzione di un militare da parte dei terroristi, senza censure, senza tagli, proprio preso, messo lì, tutto urlo per urlo, coltellata per coltellata, e l'avevo scaricato io, che all'epoca avevo 15 anni, ok? Immaginatevi se a scaricarlo poteva essere un bambino. E purtroppo non c'era questa forma di controllo che magari c'è adesso. E gli snuff movie all'epoca li prendevi spesso. Li prendevi spesso e ed era una tortura proprio tutte le volte non guardarseli. Rendersi conto, uno, che hai sprecato il tuo tempo, perché magari con le connessioni che c'erano prima per scaricare un film non ci mettevi secondi come ci metti adesso, ci mettevi ore, a volte anche giorni, e magari quel tempo che hai impiegato per scaricare qualcosa che non è quello. E due, perché comunque in un certo senso, non so come spiegarlo, ma quando vedi qualcosa che non è quello che ti aspetti, per un po' ne sei rapito. Sei lì che guardi e fai, oh cavolo, che sta succedendo?
Poi magari al momento clou stacchi, però lì per lì ci rimani, ti senti truffato, ti senti beffato, ti senti come se ti avessero violato all'interno, come se te l'avessero fatto letteralmente davanti agli occhi, come se tu fossi stato lì davanti, e non è una bella sensazione. È come vedere realmente un crimine dal vivo, non è una bella sensazione. Un conto è parlarne, un conto è assistere. E non è bello, non è per niente bello. Allora, tanto vediamo. Grande Omega tratta di ufologia in modo serio. L'ufologia mi strainteressa, a me come argomento. Io sono un grandissimo sostenitore dell'ufologia. Che poi il Deep Web è per i falsi furiosi, ma anche per sé che non c'è un... Perché non c'è un controllo? Perché... Allora, il concetto spero di fartelo capire, Valeria. Allora, immagina internet come un iceberg. Noi siamo la punta. Siamo la punta dell'iceberg. L'iceberg si dirama sott'acqua ed è enorme. Già noi facciamo molta fatica a controllare la superficie che è pubblica. Figurati dover controllare tutto quello che c'è sotto. È letteralmente impossibile. Non abbiamo tutto il controllo che pensiamo di avere. Il web non è il surface web. Non è la terra del latte e miele come pensiamo che sia. Come ti ho detto prima, c'è il gioco del video strano di YouTube, ma quella è soltanto una cosa. Su internet, di roba strana ne è pieno. Sento delle risatine dal divano. Che succede? Ah, la gatta si è addormentata sul divano. Voi zettina, sarebbe un peccato andarla a disturbare. Ma non posso perché sono in live. Ciao, polizia postale. Eh sì, andava salutata perché comunque ci controllano, quindi. Andrea, a me sinceramente basta sapere che il resto lo immagino. Non sono curioso se si parla di un brutto omicidio, ad esempio, vedere le foto della persona morta e fatta a pezzi. Lo immagino, certo, non è bello, quindi ti sconsiglio Slipknot. Gisella, minchia. Ad esempio, non credo a quei YouTuber che dicono di aver comprato cose dal Deep Web. No, Valeria, lascia perdere, lascia perdere. È clickbait all'ennesima potenza. Fidati, non è vero niente, anche perché... Ci sono tanti, non ti dico testimonianze, ma tanti motivi per cui non è saggio comprare sul deep web. A partire dal presupposto che non sai da chi compri e non sei tutelato come nel surface web. Partendo da quel presupposto, già lì uno non dovrebbe comprare. E figurati se te uno va a comprare le cose dal deep web rischiando magari di trovarsi, di vedersi recapitare a casa qualcosa o di dare i propri dati ad altre persone che non conosci in una terra veramente straniera? Ma scherziamo? È tutto. Sono enormi specchi per la lode per guadagnare views, fidati. Fidati, non avrebbe senso. Cioè, proprio sarebbe darwinismo al contrario, per citare il grandissimo dottor Malcolm. Sono d'accordo, Vale. Prima di tutto, perderebbe esserci qualcosa di illegale per davvero. È praticamente il mio pensiero, Luce. Se proprio devo dire, io ci vedrei mai i youtuber preferiti in TV, li sbatterei fuori quelli attuali. Sarebbe figo arrivare in televisione. Mai dire mai. Spero un giorno di arrivarci. Ma per ora soltanto per... In televisione ci si va soltanto per raccomandazione, purtroppo. C'è veramente un canale dove compri queste mystery box e sono inquietanti dei contenuti. Sì, ma non sono le vere mystery box del deep web. Te le spacciano perché ti devono invogliare a comprare. Non è la verità, fidati. Sì, ma sono fake per lo più. Il deep web non è illegale. Alcuni contenuti lo sono, ma sono accessibili. È vero, non è illegale. Non ho detto che è illegale. Se ho detto che è illegale, l'ho buttata di fuori, me ne rendo conto. Ma non è assolutamente illegale. Facci vedere. La micina è nera e adoro i gatti neri. Allora, mi dispiace disturbarla, però vabbè, dai. Vieni, me la porta la valletta, mi porta la micina. No, Accendere la luce, sono si sicura. vede, si vede, ti preoccupare, si vede. Abbiamo maschera fine, il contenuto sono finché. Due gatti, una nera e l'altra è bianca. Una Artemis e Sailor Moon, bellissimi nomi. Signore e signori, per chi non l'avesse conosciuta prima, lei è Coco, ovvero Dot degli Animaniacs.
Non fare la matta. Hai capito? Non fare la matta. Ai, sta facendo la matta. Non fare la matta. Non fare la matta. Non fare la matta di Vadim, per favore. Stecco, stai qua con babbo. Stai qua, non ci sta con babbo. Ha paura delle dirette. Vuoi anche Salem? Salem, sì, dai. Via, giù. Vai su, facciamo... Poverino, se no. Facciamo vedere... facciamo vedere anche il salamino. Però qua sei indietro col video. Sì. E lui è Salem, il gatto delle streghe. Salem gli fa male la pancina oggi, ha fatto la cacca sciolta. Ma non interessa a nessuno, ma scusa. Mi sembra, questo gatto va bullizzato, poverino. Ma non interessa a nessuno. Ma perché? Allora, eccoli ancora. Sì, ogni tanto non è una buona live se non tanto non facciamo vedere i micini. Non ho detto che è illegale, scusami, era una mia precisazione. No, 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 ma... cioè, non la prendere, perché io parlo. Non so se ha capito, io parlo. Parlo e non mi rendo conto magari se dico cose che non intendo. Non sapevo che erano finte. Ma spero tu non abbia mai comprato niente. Oh, ma intanto qui mi sta andando a quel paese il microfono. Perfetto, datemi solo un secondo. Ok, ci siamo. Spettacolare, misina bella. Coco è la femmina, è quella a pelo lungo che avete visto prima, è veramente favolosa. E lasciate un bel dai su, tanti mi piace per Coco e Salem, su, mettete tutti mi piace al video per Coco e Salem, fatelo per loro, non per me, fatelo per Coco e Salem. Ah, perché è uno spirito demoniaco. Salamino, sette bellezze. Salem, per gli amici, Salamino, ricordatevelo. Omino. È stupendo, sì, è stupendo. È un gatto che non sa miagolare. Che ve lo chiama gli animali è di animo buono. È vero, è vero. Io li adoro, sono i miei bambini. Stupenda. Ogni tanto appaio. Che temi abbiamo in cantiere, allora? Vabbè, diciamo che adesso abbiamo trattato il... Grazie, Andrea. Ti adoro di più. Però voglio la felpa di Coco, basta mangiare. Si sono ricordati della battuta dell'altra volta. Lucia si è ricordata da Coco, basta mangiare. In verità, scusate, volevo fare una pagina Facebook chiamata Coco Scendi e fare fotomontaggi su Coco sopra tutte le cose del mondo. Perché Coco ha un grande difetto. Non bisogna fare Coco non mangiare. Anche. Però Coco ha un grande difetto, si arrampica, cioè si arrampica. È una betoniera di gatta, perché è abbastanza cicciotta, e sale ovunque. Dove gli dico non salire, lei ci sale, quindi perché no? Fare una bella pagina, Coco Scendi, magari farci le magliette, così, altro che magliette di Anziati dei Records con Vadim e i gatti. Magliette Coco Scendi, e si diventa miliardari, così. Tanto i gatti dominano internet, c'è poco da fare. Anzi, vi anticipo subito che su Unsettling Records 3 ci sarà Coco o Salem a fare le introduzioni dei video al posto mio. Ci metteremo loro, che sono doppiati da Luca Ward, così a caso. Sentite il casino che stanno facendo, vero? Sono loro, non sono io. Allora, Valeria ti tradisce con la felpa di vanilla. La felpa di vanilla prima... ma se faccio la felpa di Coco e Salem, mi spiace, ma vanilla non regge. Coco Scendi, sì. C'è Coco Chanel e Coco Scendi anche. Ok, dopo sta battuta di merda facciamo chiudere la live, perché mi vado a ammazzolare da solo. E io la compro la maglietta. Oh, abbiamo fatto soldi, via, basta. Licenziamoci dal lavoro e iniziamo il business delle magliette di Coco. Lo sapevo che prima o poi questa gatta avrebbe portato qualcosa di positivo, se non tante puzzette e lettiere piene. Allora, me la faccio regalare. Oh, poi le faccio anche le magliette, eh? Oh. La compro la maglietta, ma non di Coco, le faccio di Uncertain Records. Coco Scendi, ormai è diventato il meme. Ho creato un meme, che bellissimo. Secondo i miei gatti come gestiranno il canale di Andrea? Sicuramente. Mi uccideranno e prenderanno le mie feci. E mi faranno sopra le feci.
Bravo Andrea, l'emoticon rende quello che sta succedendo alla mia destra, ovvero una scatola piena di gatti. Ve lo farei vedere, ma se no cioè, distruggo ma se viene prossimo potete parlare di gatti. Ma perché questo è l'effetto che hanno i gatti. I gatti mettono tutti d'accordo. Comunque, tornando... Anche Barbascura X è il gatto, temo. Lui è il suo signore e padrone, mantiene l'ordine con il disagio e il male. Invece Coco con il cibo, la ciccia, il pelo e i miagoli a caso. Salem con il dormire tutto il giorno e qualche scurreggina ogni tanto. Ma dai! È vero! Ma chi fa le pete! Salem fa le pete! Ma chi se ne frega! E te le fa addosso anche, cattivo Salem. Ma chi se ne frega? Ma cosa gliene frega allora? Ormai i gatti sono diventati i gatti degli iscritti ormai, non sono più nostri. Capito? Abbiamo trovato... Sì, devi cambiare il titolo di questa live. Cioè... Sì, stiamo dilungando troppo. Coco Scendi. Coco Scendi la chiamerò live. Aspetta, questa è tesa... Perché il... Ok, il commento di Luce mi è andato in revisione, non so perché. Dai ragazzi, allora, abbiamo fatto un po' di argomenti tra... Siamo passati dal lato strano di YouTube al deep web a... A quello che tutto praticamente per far capire che i vabbè gli snuff movie eccetera eccetera. Proponetemi qualche di cosa vorreste parlare stasera. Proponete un argomento a parte i gatti e un argomento a parte Coco Scendi che potrebbe essere interessante per la live di stasera. Ve l'ho anticipato, ve l'avevo detto anche nei post su Instagram, su Facebook e anche sul post della community di YouTube che la live l'avremmo anche un po' creata insieme, quindi io do il là con qualche argomento, poi se qualcuno vuole introdurre un argomento su cui possiamo fare un bel excursus a me fa più che piacere. Oh no, è finita l'acqua, vabbè. La mia lista, eroi, Matti, Andrea, Gisella. Ottimo. Sono ufficialmente un eroe e questo mi rende alto e fiero. Esatto, maschera di Ginaldo sempre di piacismo. Piacismo cosa vuol dire? Che fa il piacione? Non che è una cosa brutta, vero? Che sono ignorante per queste cose, non vorrei fare figurette di popò. Oh, ma i like sono arrivati per davvero per Coco e Salem. I like sono arrivati per davvero per Coco e Salem. Sì. Ah, Adam Cadmon, cosa mi tirate fuori, ragazzi? Adam Cadmon, diciamo il precursore di tutti gli youtuber sul mistero per quanto mi riguarda. Il cospiratore numero uno per eccellenza. Chissà che fine ha fatto Adam Cadmon. C'è stato un periodo quando ero più secco che mi dicevano che assomigliavo Adam Cadmon quando mi mettevo la mascherina. Adesso che sono un po' gonfiato come i canotti non credo proprio, però c'è stato un periodo in cui mi scambiavano per lui se c'avevo la mascherina addosso. A seguito del film American Horror Story sono venuto a conoscenza di storie che neanche immaginavo. Ecco, Luce, faccio un esempio. Perché American Horror Story comunque sono tante stagioni e tutte queste stagioni trattano temi diversi. Tra la stregoneria, la leggenda urbana, i fantasmi. Valeria, per me era sparito dalla circolazione. Cioè per me esisteva soltanto su Mistero e su Mistero Magazine, figurati. Il piacismo è un problema in cui mangiano tutto quello che non è commestibile. Ma fortunatamente i due minions qui dice... Luce dice il piacismo è un problema in cui mangiano tutto quello che non è commestibile. I gatti. Ma loro non mi sembra che siano affetti da piacismo, anzi loro sono affetti da rottura di spelotas quando vogliono mangiare, che è diverso. Ha scritto un bel po' di libri che svelano parecchie verità, finora ci ha azzeccato sempre. Ma sai che non lo sapevo,
Io seguo Adam Calvo. Ma sono indietro con tantissime cose, ragazzi. Ma che cavolo, dove ho vissuto fino adesso? Ha un bel canale. Sono iscritto. Ma Adam Calvo ha un canale YouTube? Non ti si vede tutto il messaggio, Il mio canale, eh? ho Ah! tutto sotto canale, con l'asterisco, leggi. Adesso ora vi lascio, buonanotte. Ciao Gisella, buonanotte, grazie per essere passata. Andrea, Mistero Magazine è ancora presente nelle edicole, ma da quando Ade Capone è morto. Oh. Ah. Che io non vado in edicola saranno secoli. Buonanotte Gisella, saluto. Saluto anche da parte di Coco e Salamino, che se la stanno facendo bisboccia. Insomma, di che cosa vorreste parlare? Britney May. Io mi sto leggendo Nostradamus primo sulle 21 e l'ho finito, interessante. Andrea, ma tu sei avanti. Perché senza fare troppi spoiler, l'ultimo video che farò con Vadim, che è il prossimo video, no, il prossimo è la collaborazione con Fio della Mela Avvelenata, però io dico, l'ultimo video che vedrà come protagonista Vadim tratterà appunto delle profezie e della fine del mondo, giusto per fare un pochino di spoiler. Quindi diciamo, tu sei sempre un passo avanti a me, a quanto vedo. Richard Ramirez è lo stalker di Bjork, se non sbaglio. Richard Ramirez, scusate, ma onde evitare di fare figurette, me lo voglio cercare. No, non è lo stalker di Bjork. Ah, il Night Stalker. Ah, già, il Night Stalker. Ma sapete che devo ancora vedermi la serie di Night Stalker, perché me ne parlò, ne ho sentito parlare dal post di Gisella sul suo canale, e sto vedendo che praticamente Netflix sta rilasciando docuserie a tema crime, praticamente le sta sfornando come il pane, quindi sta diventando tosto stargli dietro. Comunque, non, purtroppo non sono molto documentato su Richard Ramirez. E mi dispiace di questo perché devo assolutamente rimediare. Adam Candler è stato messo al bando da Mediaset. Pare che abbia dato fastidio a qualcuno ai piani alti. Addirittura. Questo non lo sapevo. No. Francesca, Adam Cadmon non è un personaggio di fantasia. Diciamo che è stato ripreso per mistero, ma io lo seguivo ai tempi, prima dei tempi di mistero. Avevo un sito internet dove divulgava, e penso ci sia ancora se non gliel'hanno buttato giù il sito internet. Poi da lì ha fatto il salto ed è finito sul coso, sulla televisione. Mi piacerebbe un video seguendo il mio romanticismo sul Coral Castle. Ma di sai che di video, di liste di video, come dici te, la banda degli squartatori americani, propongo video, te proponi, io metto tutto in cantiere perché non è che non sono a corto di ispirazione, anzi, però più cose mettiamo in cantiere, meglio è. Assolutamente, anche di cose che non conosco perché, come ripeto, il mio cervello ha fame di conoscenza e anche imparare cose nuove è bellissimo, anche venire a conoscenza di cose che non si era a conoscenza, di cui non si era a conoscenza, io mi sto disimparando l'italiano, imparare cose nuove, ok, finiamola così, è sempre una figata. Adesso un attimo, scusate, pausa occhiali perché inizio a vedere tutto in pixel art. Andrea, la
musichetta di sottofondo mi sta facendo guardare dietro le spalle, come suggerisce sempre Fiamma di Prometeo. Me la sto facendo sotto, mi fa piacere, perché funziona, allora, funziona, torno a ripeterlo, funziona. Fiamma di Prometeo, grandissimo canale comunque, che è resuscitato dalle proprie ceneri proprio durante il periodo di lockdown, e al quale avevo chiesto una collaborazione, ha detto che mi faceva sapere. Sarebbe fighissimo, sarebbe. Perché Fiamma è uno dei motivi per cui faccio queste cose. Anzi, se stai ascoltando, se un giorno vedrai questo video, Fiamma, come ti ho detto anche su Instagram, sei uno dei motivi per cui mi piace divulgare. Grazie Valletta, che ha fatto il dovere di... L'opera di bene. L'opera di bene, di riempimento bicchiere di plastica. Non vi posso assicurare che... Allora, scusate, allora... Andrea, la musichetta è sotto volo, questo l'ho letto. Non vi posso assicurare che non esiste. Sette sataniche. Le sette sataniche. C'era un posto qua dove abito io che era frequentatissimo da sette sataniche. E adesso l'hanno buttato giù con le ruspe, con le pillar. Però era un posto veramente, veramente poco raccomandabile. Come deve essere le sette sataniche, che esistono assolutamente. Io leggo tantissimo ed ora mi sto interessando alle profezie di Nostradamus. Fai bene, perché la lettura è una bella cosa. Le squartatori americani. Ah, ma sto tornando in su, bello. Proprio si stanno mescolando i messaggi. Ora avrei bisogno di Matti per farmi compagnia, per proteggermi. Un bicchiere d'acqua, sempre e comunque. Non posso svelare la fonte, non credo la sua parte femminile sarebbe d'accordo. Sei proprio innamorata di questo. Di questo Matty Vanilla. Vaniglia. Di Vanilla. Lui. Insomma, Vanilla Magazine. Similo, non ne parliamo ora. Tu avevi chiesto qualche domanda e proposto Nostradamus. No, ma hai fatto bene. Cioè, nel senso, non è. Non. Bada che non. Non è assolutamente spoiler. Perché l'argomento è talmente vasto, quello delle profezie, che. Come si dice? No, parlarne anche adesso non vuol dire che pregiudica il video che andrò a fare, che poi comunque sarà un video che arriverà non prestissimo, considerato che comunque i video con Vadim, nonostante siano già girati tutti i pezzi in live action con lui, sono molto più elaborati rispetto ai video che rilascio normalmente, quindi ci metto del tempo, c'è sempre la sua mole di tempo per realizzarli, ecco, perché è una, rispetto agli altri video che pubblico, è un tipo diverso di formato, per quanto può sembrare simile, perché la ricerca è molto più approfondita rispetto a dei casi tra virgolette flash di World Beyond. Adam è un personaggio di fantasia, ma Francesca mi sa che sì, cioè nel senso un personaggio di fantasia, perché è un po' come Doctor Who, il dottore ha molte facce, e secondo me Adam Cadmon è un pseudonimo, poi sono in tanti, sono Adam Cadmon, perché a quanto ne so c'è anche la questione di Adam Cadmon, c'è anche all'estero. Due rubolini in crescita, se aspetti non ci metto un po' da parte i rubolini, non so cosa sono i rubolini, una pessima, so perché una, ah ok, è vero, scusate, ho la memoria di un macaco. So perché una pessima, ma a me vicina, a lavorare tempi con mistero. Ah, vabbè, capace è lui, nel senso che non è veramente chi è lui, perché magari, come dicevo prima, Adam Cadmon è una secondo me è un'identità che può prendere chiunque. Adam Cadmon. So perché una pessima. Scusatemi, ma tutti mi sono confuso, mi riferivo a Mr. Amon. Ah, Mr. Amon! Mr. Amon è un altro canale che tratta anche lui di... Misteri et similia. Non posso dire nome, non altrimenti potrei fare nome e cognome. No, non fare nome e cognome. Meglio non coinvolgere persone che non stanno qua. Comunque ti crediamo, Francesca, stai tranquilla. Stonehenge. È pieno di luoghi Stonehenge, cioè di luoghi come Stonehenge a giro per il mondo. E Stonehenge è il più famoso, è sicuramente il più famoso, ma
Ne è pieno. Ne è pieno. Più che altro a me, come si dice, a me interessavo, mi ha sempre affascinato più che Stonehenge la figura dei druidi. Pensate che da piccolo ne avevo una paura fottuta dei druidi, perché li vedevo tutti con queste, cioè li vedevo quando li vedevo nei film o addirittura anche nei cartoni animati, perché mi ricordo c'era un cartone di Zio Paperone che era, c'erano i druidi, queste cose qua, non so se qualcuno di voi se lo ricorda o se sono un boomer a citarlo. E c'era questo cartone di Zio Paperone che parlava appunto, perché Zio Paperone è scozzese secondo l'iconografia Disney, comunque no, non tanto scozzese ma comunque di origini comunque di laggiù, che pardon, che succede? Ah, ok. Che riguardava i druidi e mi facevano troppo paurissima, perché comunque non capivo, per me era roba tipo stregoneria, era roba al di fuori dell'umana comprensione. Aspetta, spero che Matteo di Fuoco di Prometeo ti risponda presto, sono abbonato e lo seguo da Fuoco di Prometeo. Ah, speriamo, ma non ci conto che mi risponda perché sarà impegnatissimo, ma lo spero, dai. Comunizzato questo col mio romanticismo un po' a senso unico, ma vai tranquilla, non ti preoccupare, Valeria. Finché ti rende felice questo sentimento, Andrea, le leggende sulle sirene, ci credi? Ok, sirene. Sirene, si apre un argomento sulla quale sono un grandissimo appassionato, che è la criptozoologia. Perché le sirene sono animali mitici, ma vengono anche identificati spesso nella criptozoologia. E sulla criptozoologia io sono un fermo sostenitore. Mi piace tantissimo, sono interessatissimo, mi piace documentarmi sulla criptozoologia. Quindi per rispondere alla tua domanda, ci credi alle sirene? Ti direi ci credo, ma non con l'iconografia che si ha delle sirene. Come ho detto nell'ultimo video che ho fatto, Brucia la strega, noi abbiamo l'iconografia, per dirti, delle streghe, grazie, cioè le conosciamo con il naso bitorzoluto, la scopa, il grande mantello nero, eccetera eccetera, il viso da vecchia e tutto, quando in verità le vere streghe erano tutt'altro ed erano donne comuni. Uguale stesso discorso per le creature leggendarie e in questo caso anche le sirene. Io sono dell'idea che, sì, secondo me le creature leggendarie, anche come le sirene, esistono, ma non sono quelle che ci fa credere l'iconografia classica, per dirti. Per farti un esempio, io ti direi non il mostro di Loch Ness, ma una qualsiasi creatura lacustre ritenuta leggendaria, per dirti, anche una cosa che magari non conoscono in tanti. Il mostro di Champlain, del lago Champlain in America, è stato filmato, documentato tantissime volte. L'iconografia classica lo descrive come un antenato, un parente, uno zio, un cugino prossimo del Nessie scozzese. Ma altresì, in verità, non è che una grandissima specie di anguilla enorme, un enorme serpente marino. E i serpenti marini esistono, basta vedere il Cadborosauro, ragazzi. Il Cadborosauro, io sono uno di quelli che ritiene che non si sia estinto. Sauro, Cadborosauro, non dico un dinosauro, sì, è un dinosauro. Ma è stato ritrovato, per me quella è super mega reale, nella pancia di una balena nei primi o nella prima metà del 1900, non ricordo con precisione, uno scheletro in decomposizione di questo animale ritenuto estinto. Nonché c'è anche una baia in America dove ci sono avute molte avvistamenti, la baia di Cadboro, dove dice si prolificano questi animali ritenuti estinti, a cui io credo, perché comunque sarebbe secondo me stupido non credere a priori a una cosa come no, ti dico il mostro di Loch Ness, comunque come la criptozoologia, perché di certo in questo mondo non c'è niente, c'è soltanto la morte, come dico sempre io. Tutto il resto è cioè non abbiamo la conoscenza di tutto, non possiamo avere la presunzione di dire che sappiamo tutto di questo mondo. Noi alla fine, se vogliamo vederla tutta, sull'essere umano, su questo pianeta, dalla sua storia, cioè da pochissimo tempo.
le cose con più concretezza, con più serietà, cominciamo a capirle adesso, il funzionamento anche di determinate cose. E non possiamo dare per impossibili determinate cose, tipo, che ne so, per farvi un esempio, la giungla nera del Congo, la giungla nera del Congo attualmente non la si può esplorare tutta, è inesplorata, appunto per svariati fattori, perché non c'è la possibilità di potersi addentrare con più costanza all'interno di essa, perché le condizioni climatiche non lo permettono, non ci sono... Ciao Rosa, benvenuta! E ciao Mary Lou, non so se mi sono perso qualcun altro, ma voglio salutare tutti quelli che si sono collegati adesso. Comunque dicevo, le condizioni climatiche non lo permettono, sono spedizioni che hanno dei costi enormi e per adesso non vale la pena affrontare, rendendo quelle parti di mondo ancora inesplorate. Per citarne un'altra, le caverne del dell'Himalaya, della catena montuosa dell'Himalaya. Cioè l'Himalaya, noi lo vediamo... Vediamo la catena montuosa da quello che rappresenta, ma si sa, è risaputo che c'è letteralmente un continente sotterraneo fatto di cunicoli e grotte, nella quale non sappiamo che cosa si può effettivamente nascondere. C'è chi dice addirittura, nelle leggende, che all'interno delle caverne dell'Himalaya si nascondano i draghi, sì, quelli alati che sputano fuoco, che le leggende dei draghi nella Cina medievale, nella Cina antica, erano tutte vere. Questi draghi sono rintanati all'interno delle montagne per evitare l'estinzione, evitare di essere cacciati, ed essi dentro di esse abbiano radicalmente e drasticamente modificato le loro abitudini di vita e si siano spinte nel sottosuolo. Ora, è fantasiosa come teoria, ma possiamo avere la presunzione di dire che questa cosa è impossibile? Considerato che nessuno mai si è spinto all'interno, nelle profondità vere e proprie di questo enorme sistema di caverne sotterranee che c'è nell'Himalaya, possiamo avere la presunzione vera e propria di dire ok, è impossibile se non l'abbiamo mai fatto? Uguale stesso discorso per l'Africa nera e la giungla nera del Congo, dove si ritiene abbia la sua residenza il Mokele Mbembe, che sarebbe una sorta di apatosauro, brontosauro rimasto ancora vivo, che ne parlano le tribù indigene come animale sacro della foresta del Congo, e in tanti sono andati alla ricerca di questo enorme dinosauro ma non l'hanno mai trovato. Possiamo dire con esattezza che sia estinto se non abbiamo esplorato ancora determinate parti del mondo? Ricordiamoci che il mondo è esplorato per il 65%, e facendo inclusa anche l'acqua, gli oceani, le profondità, è esplorato per il 65%, tutto il resto è ancora inesplorato. Quindi non possiamo avere la presunzione di dire di avere la certezza di escludere a priori determinate cose. Tanto per citare un'altra volta la questione del megalodonte, che va molto di moda ultimamente, grazie anche a quei finti documentari che hanno fatto, che non hanno fatto altro che aumentare l'isteria di massa sull'esistenza del megalodonte. Tutti dicono esiste, tanti dicono non è vero, è impossibile. Ma perché deve essere impossibile? Io non dico che esiste e che sia ancora vivo, dico semplicemente che non possiamo avere la certezza. Effettivamente il megalodonte è un enorme squalo di 20 metri in un oceano, cioè anche qualora fossero 1000, 2000 esemplari, in un oceano enorme che è la vastità, cioè più la vastità dell'oceano che l'estensione della terra. Come possiamo avere, cioè 20 metri in questo oceano, come possiamo avere la certezza che anche queste creature non vivano nelle profondità, considerato che le profondità marine non sono esplorate ancora per la loro totalità? Come possiamo dire che sia esatto dire che sia impossibile? Vedete che è un argomento molto complesso, un argomento molto attuale e molto, secondo me, molto poco di fantasia. Ok, mi sono buttato a ferro su questo argomento perché mi prende, mi piace a me parlare di criptozoologia, e mi scuso se sono stato molto logorroico. Adesso mi metto in pari con i commenti che ho visto, appunto, grazie. Ho visto che si sono aggiunti un bel po' di commenti.
Sono rimasti. Vabbè, questo lo avevo visto. Ma non è, qui prosegue il romanticismo tra Valeria e Matty. Ormai. O vogliamo sapere come va a finire, però. Ok, le sirene. Qui ci siamo. Siamo messi in pari qua. Allora, difficile tenersi dentro queste cose, per essere intelligenza è difficile trovarle assieme. Riprendiamo Jack lo squartatore, una live di discussione. Jack lo squartatore. Sono un ripperologo io, Luce. Sono un ripperologo. Lezione dei dettagli e le ipotesi di dati raccolti, troviamo la risposta più adatta alla nostra versione. È un'idea fighissima. È un'idea fighissima che meriterebbe veramente una live tutta per sé. Magari sai cosa, lo propongo anche a Gisella, perché ne parlavo con lei, ne parlavo di recente quando ho visto la serie Netflix Lo Squartatore, che chi non l'ha vista gliela consiglio assolutamente, gliela consiglio, perché non solo è fatta molto bene, ma ti prende proprio, e è una vicenda che io non conoscevo oltretutto, e mi ha spiazzato letteralmente. Senza farvi troppi spoiler, vi dico che chi ha Netflix se la vada a cercare e se la guardi assolutamente. Insomma, parlavo con lei perché appunto esprimevo le mie considerazioni su questa serie, e siamo venuti al... gli ho fatto una domanda, ma secondo te nel 2020 è necessario, badate, necessario, la parola necessario, sapere l'identità di Jack lo Squartatore, o è bello continuare a speculare? E noi abbiamo due versioni, due visioni differenti della vicenda. Io sono dell'idea che sì, avere una propria versione è importante, avere la propria versione dei fatti. Tuttavia, avere una certezza è diverso, cioè una certezza io non vorrei averla adesso, 140 anni dopo, non vorrei averla, perché un po', perché comunque sarebbe una sorta di giustizia a metà, chiamiamola così, cioè dopo 140 anni hai scoperto l'identità, 130, no, perché è dell'888, quindi 133 anni, e dopo 133 anni scoprire l'identità di un serial killer secondo me ha poco senso. Perché comunque non ci puoi far molto. Cioè non è che puoi, una volta che lo sai che fai, gli arresti un parente, un discendente, non lo so che fai. È una giustizia a metà, perché comunque hai scoperto l'identità, ma era meglio se la scoprivi prima che questo facesse fuori tutte le persone che ha fatto fuori. Al contempo è bello speculare, perché comunque dà vari argomenti di spunto di conversazione, quindi assolutamente sì, Luce, potrei farci una live, e perché no, sentire se Gisella vuole collaborare a questa live a due per un confronto tête à tête su sì, abbiamo bisogno dell'identità di Jack lo Squartatore, e non ne abbiamo bisogno, perché è bello continuare a vedere l'iconografia classica del tizio con la tuba che cammina nell'ombra e nella nebbia londinese del 1888. Tuttavia, comunque, storicamente parlando, secondo me ce n'è di cose da dire su Jack lo Squartatore, come quella che non si è fermato assolutamente agli omicidi di Whitechapel. Secondo me ha continuato, ma non a Londra. Ma ne possiamo parlare nella prossima live che Luce ha suggerito e che assolutamente metterò in cantiere. Allora, Mary Lou è entrata, buonasera a tutti, ti risaluto nuovamente. Mary Lou, cosa ne pensi del paranormale? Beh, il paranormale, diciamo, è anche il motivo per cui il canale è nato, il che è tutto dire. Sono un fervente sostenitore del paranormale, tuttavia sono una persona che vorrebbe credere negli spiriti, vorrebbe veramente credere, ma prima di arrivare a dire ok, c'è qualcosa di strano, ok, questa cosa è inspiegabile, cerca ogni soluzione, per ogni possibile via per dargli una spiegazione. Un po' anche per mantenere il cervello stabile, diciamo, e in funzione. Perché se ci lasciamo abbattere subito dal paranormale, il cervello ci va in pappa. C'è un filmato girato in Turchia di una sirena su uno scoglio
e si gira verso i ragazzi. La riprende, l'altra si scappa via per il mare. Valeria, quello mi dispiace dirtelo, ma è un fake. Riconnessione eseguita. Mi vedete? Mi vedete? Scusate, non so che cosa è successo. Non so che cosa... Allora, scrivo... Scusate, la connessione è partita. E non ho capito come mai è successa questa cosa, soprattutto perché durante la diretta. Mi dispiace e spero che non succeda più durante la serata. Infatti ho visto che purtroppo qualcuno ha deciso di abbandonare. 13 spettatori simultanei, però simultanei adesso sono 8, prima eravamo di più, vabbè, peccato. Comunque, una stava a fare veramente fa schifo, è vero. A me è bloccato, vedi a parlare di paranormale? Si chiama karma questa cosa, Luce, si chiama karma. Sapete che vi dico, sono i miei poteri da strega, vi faccio un incantesimo per farvi dimenticare la verità su Matty. sta diventando una romance, Valeria, che quasi quasi il mio canale si tingerà di rosa e parlerà della vostra storia d'amore. Ve la narrerò io personalmente con questa voce. E questo è paranormale. No, questo è Fast Web di... Un fantasma ha bloccato la connessione, pensavo forse un problema mio. Te non hai idea, Valeria, del colpo al cuore che mi è partito. Valeria, Francesca, del colpo al cuore che mi è partito, perché parlavo con fervore e poi ho visto che stavo parlando al niente. Quindi non so. Ma mi sa che qualcuno è uscito perché pensava che fosse un problema di loro, come ha detto. Non so nemmeno, scusate, a questo punto. Io qui vedo qui. Sì. Non so nemmeno dove sono arrivato a parlare, perché non mi rendo conto dove effettivamente si è bloccato il video o no. Connessione eccellente, mi dicono dalla regia. La regia sarebbe il computer, non sto assolutamente prendendo in giro nessuno di voi. Intanto sto prendendo per il giro YouTube, che mi sta perculando in una maniera colossale, perché anche mentre ero bloccato mi diceva connessione eccellente. Andrea dice stupefacium per sbloccare quando si incanta. Na 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 na. Anche te sei una Potterhead, bravissima. E siamo tutti un po' Potterhead al giorno a giorni nostri. Io non vedo, esco e rientro. Prova Andrea, prova a riuscire a rientrare. A parte che ti rispondo a fare, se non vedi e non senti, te lo scrivo. Provaci. Non sono gli spiriti a bloccarlo, è la Fastweb. Esattamente. Comunque, allora, torno un attimo indietro nei messaggi per cercare di capire un attimo di cosa stavo parlando, perché poi un attimo mi si è flashato il cervello. Allora, no, qui c'è una diretta per chi anche ascolta, non l'ho sentita, l'avevo visto su Facebook, era un chirurgo Jack lo Squartatore. Ecco, Rosa, per me Jack lo Squartatore era un pittore, figurati. Ma non per questo smette di piacermi il bel Matti. Ok, qui c'è sempre Matti. E si è piantato. E qui si parte con il muro del pianto. Del si è piantato, sanceppato, come direbbe Maccio Capatonda. Sanceppato! Sanceppato! Forse un problema mio, non è un problema nessuno. Sì, Valeria, Colle, ci sta. Ah, ma sei ancora bloccato? No, Andre, prova a sbloccarti e ribloccarti. Stai parlando del mondo del paranormale. Io da Harry Potter. Sono pure per il Witch, ho sempre un soldo da parte. Oh, ora vedi, grande Andre, bravo, bravo, rieccoti. Stavo parlando del paranormale. Dicevo che il paranormale, nello specifico me lo potete ricordare gentilmente, perché sono anzianotto. E la maremmanità mi ha completamente destabilizzato questa cosa del freeze, della connessione, perché
Orca miseria, siamo zona gialla, prima o poi venga a pagare la cena. A pagare la cena e a ringraziarvi. Ma che dici, Luce? Per me non esiste Jack lo squartatore, ma Jack lo scartatore. Scarta tutti i regali di Natale intossicandole. È stato tutti. Oh dai, Valeria! Su via! Poi c'è anche una battutaccia, ma è bruttissima e non la voglio dire per non giocarmi tutto il pubblico. E non me la farete dire. No, avevi appena cominciato, avevi appena fatto teatro, una parata di 2 anni, era tutto sospeso. E Sara ce l'ha con te, Luce. Ma anche con te. La scena per cosa? Mi sono perso Ma qualcosa? anch'io, non lo so. Comunque, vabbè, mi fido, Luce. È tutto sospeso, purtroppo è vero, per questo periodo di Covid ci ha sospeso tantissime attività e ti consiglio di Ma continuare, comunque, anche Andrea. se qualche regione andasse in zona bianca, nessuno potrebbe andare nelle altre regioni lo stesso. Lo so. Quindi siamo un attimino fregati tutti. Siamo tutti fregati. Alla vostra. Mi state troppo simpatici, grazie, Luce. Allora, no, Padre Maron è santo. Mamma, a quanto pare sono santo! Avevo appena cominciato col paranormale. Ok, aspettate che faccio un attimo, entro nel palazzo mentale. Che ho detto tante di quelle cose stasera, al solito, perché mi dilungo, mi dilungo, mi dilungo. Perdo un attimo la cognizione. Sai, quando uno parte a manetta, tanto sicuramente potete capire, quando uno parte a manetta è bello. Bello, come si dice, preso bene, sì che chiacchiera, chiacchiera, chiacchiera. Poi arriva il momento, zac, che ti fa perdere il nesso e via. Stai parlando dell'avvistamento della sirena in Turchia. Ciao Hind, intanto ciao, che non so se ti eri collegato, avevi salutato, però ti saluto io adesso. Ho letto. Della semplicità e dei contenuti che portate. Grazie. Sì, ecco, adesso mi è ritornato in mente. Perché l'hai cancellato il messaggio, Hind? Stai parlando dell'avvistamento della sirena in Turchia. Esatto, appunto. Non lo cancellare questo messaggio, tienilo. Perché hai scritto la stessa cosa. E è vero. Quel video, purtroppo, ecco, ora mi è ritornato tutto in mente. Purtroppo è fake. È fake fatto ad opera d'arte, come in tutti i video del documentario che hanno fatto sul Megalodon. Sono tutti fake ad opera d'arte, che girano tantissimo. Pensate che girano da tantissimo tempo questi fake, non tanto quello della sirena o quello del Megalodon, questo tipo di video, ovvero video che ti vogliono far credere che una creatura leggendaria esista. C'era un video, mi ricordo, tantissimi anni fa, parlo di anche 20 anni fa, quando i primi telefoni facevano i primi video proprio con le risoluzioni da webcam da 0,20 pixel, per dirti, proprio quegli sgranatissimi video che erano estensione 3GP, ma roba proprio dell'anteguerra quasi, che girava questo video in Cina, che praticamente cos'era successo? Che dicevano che in tante persone nel cielo della Cina di Shanghai avevano visto un enorme drago alato che sputava fiamme dalle nuvole. E c'era questo video, ora non so nemmeno se è reperibile. Io lo scaricai, lo vidi tanti anni fa, però non so che fine ha fatto, non so nemmeno se ce l'ho ancora nell'hard disk, perché io conservo tutto. Dovrei comunque scavicchiare. Magari ve lo porto sul canale, chissà. E se lo trovo. E c'era questo video dove si vede proprio qualità bruttissima, infima, di questa cosa tra le nuvole che sputa fuoco, con le voci dei cinesi che fanno yo, 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 la lingua cinese, che praticamente se parlassero italiano starebbero dicendo oh, il drago sputa fuoco, è cattivo, è cattivo, e fanno il video. Però è un video vecchissimo, e da quelli poi si sono evoluti in vari video, come quello, vabbè, ancora più vecchio c'è quello del Bigfoot. E in vari video del Megalodon, del mostro di Loch Ness, eccetera, eccetera, che sono, io li reputo molto simpatici, come il video quello della sirena in Turchia, sono molto simpatici perché
per quanto fake, li apprezzo perché comunque mantengono viva la fiamma, diciamolo così. Mantengono viva la fiamma su un argomento non spinoso, ma che secondo me andrebbe approfondito, perché la criptozoologia, come il paranormale in sé, sono argomenti che vanno approfonditi, assolutamente. Non possono essere lasciati così lì al caso e messi da parte solo perché, ah, il paranormale è solo una cosa da svitati, o chi crede nel mostro di Loch Ness è un imbecille, con tutto rispetto per gli imbecilli. È una persona che c'è poco con la testa perché crede alle fantasie. No, sono argomenti che vanno assolutamente approfonditi e per tirarne fuori la verità alla fine, o quello che più ci si avvicina alla verità. Ora dicono addirittura che per quanto riguarda il mostro di Loch Ness abbiano fatto addirittura il test del DNA sull'acqua per capire il numero delle specie, insomma, che abitano il lago di Loch Ness, per identificare se c'è quella del DNA del plesiosaurus, per confermare l'esistenza. Ora, dicono di no, però, voglio dire, vabbè, io farei altri tipi di test, più che altro, altre spedizioni, altre cose più tangibili, più che affidarsi a dei dati facilmente o non manomettibili, ma con un tasso di sprecisione non infallibili, diciamo così. Allora, vi ringrazio della compagnia delle live e dei contenuti che ci guardate, di nuovo grazie. I contenuti li porta Andrea, non io, li porti anche te, quindi non ti mettere da parte. Stai parlando dell'avvistamento a Sirena Tucchia, ok, Hind, ci sono arrivato. Il tuo contenuto musicale, appunto, Luce, ha detto il giusto. Sherlock Holmes usa il palazzo mentale eppure il suo nemico è vero, e secondo te è una citazione da dove è venuta? Si ha ragione. Fatto bene però, tanto di cappello a chi l'ha fatto. È vero, come ho detto prima, li fanno bene apposta perché vogliono che tu ci credi. E vogliono che tu, vabbè, chi lo fa per intrattenimento, chi lo fa per mantenere la fiamma accesa. Anche per questo ho cancellato. Mi sa che ho rivisto il video del drago, peccato che le ali fossero montate al contrario. È vecchissimo, Valeria, come video. Molto, molto vecchio. Non so nemmeno se lo trovi. Ci sono video dove si vedono i resti sulle di piaghe veramente ben fatti, ma sicuramente falsi. Io alle medie adoravo la mitologia. La mitologia è fantastica. Invece c'è uno, perché la mitologia è la parente stretta anche della criptozoologia, per quanto mi riguarda. Invece c'è uno di una piattaforma terrestre con una ripresa sottomarina allucinante dove si vede chiaramente una forma vivente marina sconosciuta addirittura vicino al volto e la mano palmata. Questo mi sfugge, non so nemmeno, non lo so di cosa stai parlando. Se i draghi esistessero, Barba Square Enix ne farebbe una puntata su scienza brutta. Allora, sai che, parlando di draghi, c'è una foto che gira da tantissimo tempo. Appunto, ritornando al discorso delle gallerie nell'Himalaya, che è stata scattata, dice, nella collina, cioè nella collezione di collina, tutto perché collina nell'Himalaya, nei monti, sopra i monti dell'Himalaya con l'elicottero. E in questa foto, nell'angolo in basso a destra, si vede una coda di un qualcosa che sembrerebbe aver attraversato l'obiettivo della fotocamera. E la trovo molto interessante come foto, anche se è facilmente smontabile e facilmente spiegabile, ma comunque la trovo molto interessante, come tutte le testimonianze, diciamo, di avvistamenti di animali leggendari o mitologici, perché è stupido pensare che discartarle a priori. Ora, a parte che chiaramente mi mandi la foto del Monte Everest e ci metti accanto spiaccicato così proprio su Photoshop il Kraken, ti dico che è finta. Però alcune volte anche studiarle, mettersi lì a confrontarle, vedere realmente per quello che sono, è molto interessante, è molto bello perché uno ti mette in discussione e poi si creano sempre degli eccellenti spunti di discussione per queste cose qua. Tanto per comunque farvi capire anche quello che intendo, parlando di creature leggendarie che sono risultate reali, alla fine, il Kraken. È reale per come la vogliamo vedere, perché
nelle storie antiche si parla di questo enorme calamaro gigante o polpo che dir si voglia, che con i suoi tentacoli affondava le navi o impauriva i marinai, e tutti dicevamo che erano cavolate, leggende, fino a quando nei primi del Novecento non viene fuori che non è una leggenda, è tutto vero, perché l'Architeutis, che è il nome scientifico del calamaro gigante, esiste realmente. E quello che ci sono arrivati a noi sulle spiagge spiaggiati sono anche quelli piccolini, perché sono stati ritrovati anche resti di capodoglio che avevano segni di tentacoli cicatrizzati addosso delle dimensioni di un ring light, quindi si fa una cosa del genere. Quindi se vi immaginate che questo può essere la ventosa di un tentacolo, figurate come potrebbe essere l'occhio e la dimensione dell'animale. Però che quello non è stato ancora provato effettivamente l'esistenza, in quanto sono animali che vivono nelle profondità più remote, dove ancora la tecnologia fatica ad arrivare. E noi già tanto, se abbiamo il video, la testimonianza di quel calamaro gigante di 400 kg che è stato sollevato dalla barca e poi rimesso in libertà, ma ragazzi, stiamo scherzando, 400 kg di calamaro. Cioè, ora, e qui si diceva che il Kraken era un animale mitologico. Il Kraken è un animale che esiste, ha un suo nome scientifico, ed è riportato alla luce recentemente, perché con la tecnologia siamo stati in grado di provarne l'esistenza. Chi te lo dice che un domani, tra 20, 50 anni, non possa succedere la stessa cosa per il megalodonte, per il mostro di Loch Ness, per quello che vi pare? E qui si ritorna comunque al discorso del dire impossibile è stupido al giorno d'oggi, nel 2021, secondo me. Bisogna essere di mentalità aperta e essere sempre pronti a mettersi in discussione e cercare di capire l'inspiegabile. Anche qualora dovesse rivelarsi incapibile, sforzarsi di farlo al massimo. Alcune cose ci credo, anche sono assurde, gira tutto sul web. Sul web spesso e volentieri è tutto assurdo, ma sono motivi, spunti di riflessione, come li chiamo io. Niente, la torta del drago. La ricetta non è nemmeno male. Non la conosco, Luce, la torta del drago. Io conosco le sfere del drago, quelle di Dragon Ball. Impetuosa. Fa estinguere i dinosauri e i draghi e sopravvivere i bratipi. Che servono i bratipi? I bratipi servono per fare i meme. Ecco quello a cosa servono i draghi. I bratipi. I bratipi servono a fare i meme. E qui mi beccherò sicuramente tutte le ingiurie e le infamie da parte dell'associazione Bradipi mondiale. La torta del drago mi sfugge, vedo che non sfugge solo a me. Però sono possibili forme di vita sconosciute o centri terrestri, non abbiamo esplorato nemmeno l'inizio di ciò che ci circonda. Qui si ritorna a quello che avevo detto prima io, Andrea, raga, giustamente. Tu sei magra, non fare come me. E se è magra, queste quarantene mi stanno distruggendo, mangio da fare schifo. Anzi, io vi preannuncio che prima di tornare a fare Vadim è bene che perda una decina di chili. Scusate gli errori, è colpa della tastiera, spero si capiscono i messaggi. Andrea, stai tranquillo che si capisce tutto, e quando non si capisce si trova la spiegazione, non ti preoccupare. Delle piramidi che mi dici? Mistero dei misteri. E le piramidi, a parte che, tralasciando il fatto che sono uno dei posti che bramo di vedere in assoluto con i miei occhi, le piramidi, che l'Egitto proprio mi butta di fuori, come si dice qui dove abito io, mi butta di fuori. E io penso che le piramidi ci sia molto di più di quello che ci dichiarino. Non voglio sembrare il biglino della situazione, però, cioè, ogni religione alla fine fa riferimento, che tanto quando si parla di piramidi si parla di religione o di ufologia. E per quanto mi riguarda, la religione e l'ufologia, non so come la pensiate voi, e mi scuso se il mio pensiero non è conforme con qualcuno, però siamo qui per parlare, non giustamente per inculcare a nessuno un qualsivoglia forma di credo. E il mio pensiero è che ufologia e teologia sono strettamente collegate, perché di religione in religione si parla fondamentalmente della stessa cosa. Già i Sumeri e gli Ittiti parlavano di esseri venuti dall'alto che scendevano sulla terra a dare il sapere, a
esattamente come faceva Gesù nella Bibbia. E si parla delle stesse cose in qualsiasi religione, fondamentalmente, solo che ce le rigiriamo per come meglio crediamo, per come ci viene, non imposto, ma per come ci va a noi della religione. È un argomento spinoso la religione, me ne rendo conto, però secondo me piramidi e religione sono strettamente collegate, perché comunque le piramidi non sono soltanto in Egitto, sono in molte parti del mondo, e se stiamo a vedere hanno una struttura appunto simile in quanto piramidi. E com'è possibile che un'architettura che sta in Egitto e ti pare 9.000, 10.000 anni fa, non mi ricordo quanto sono vecchie le piramidi, ma sicuramente noi siamo molto più giovani di loro, e sia presente anche dall'altra parte del mondo, che a quell'epoca era sconosciuta agli abitanti del continente opposto. Com'è possibile che tutte e due abbiano avuto la stessa idea? Chi gliel'ha detto? Ecco cosa penso delle piramidi, che c'è molto, molto, molto di più da dire a riguardo. Cioè l'argomento non è, cioè le piramidi è un pezzo di un puzzle, di quell'argomento, le piramidi. Poi l'argomento è talmente vasto che ha voglia di video, ha voglia. Sono libri, libri e libri che trattano questa cosa in maniera diversa. Come Jack lo Squartatore, per farti capire, alla fine. Ognuno dice la sua. Io spero in Cthulhu. Brava Luce. Cthulhu, Uber Alles. E immagino questo. Io prigioniera su una torre, un drago mi tiene in occhio, arriva un cavaliere senza macchie, senza paura, e mi salva dal drago. Fine della fiaba. Ok. Valeria, seriamente. Rieccometti. Il dramma del passo di Dayton, che ne pensi? Sai che devo ancora vedere il video che ci aveva fatto Gisella? Che non ero molto informato, ma mi ero ripromesso di guardarlo. Il problema è che stare dietro a tutti, a parte tutti i video che fa lei, ma tutti i video in generale, gestendo un canale, è veramente, 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 no, complicato, ma arduo. Se ascoltassi farei pure le fette a quelli fine. È anche un bisogno di visitare l'Egitto. Ma se di Dyson ne abbiamo pure un'altra compagnia, sono supposizioni. Credo che si sia fatto un'opinione abbastanza completa. Adesso stavo per dirti io, per non tirare fuori l'argomento religione, ho taciuto. è un argomento spinoso, la religione me ne rendo conto. E non per niente ci fanno le guerre. Quindi ebbene, con le piramidi si rischia di cadere su Nibiru. Se non cade prima Nibiru su di noi. Come dicevano che nel 2012 sarebbe dovuto arrivare Nibiru e schiacciarci tutti, distruggendo l'umana vita per come la conosciamo. Invece 2020 siamo ancora, 2021 e siamo ancora qua. Però non è che siamo al massimo della forma, però ci siamo ancora. E aspetta, mi serve della Waters. Biglino, te l'ho detto, non voglio fare il biglino della situazione, anche perché biglino si beccava le buste con le pallottole dentro, non è simpatico vedersi decapitare queste cose a casa. Invece, parlando di argomenti futuri, vabbè, qui che succede? Luce, in che senso? Non ho capito la domanda, scusa. Vabbè, intanto, parlando di argomenti futuri, stasera abbiamo analizzato diverse cose. Abbiamo fatto un accenno, proprio accenno di religione, anche se non mi spingerei oltre. Abbiamo parlato di creature leggendarie, leggende, abbiamo parlato di tante cose stasera, abbiamo anche fatto una piccola parentesina su Jack lo Squartatore, tutte queste cose. Cosa vi piacerebbe che portassi ora, considerato che c'è un, come si dice, un video in cantiere con Fio della Mela Avvelenata e il prossimo video conclusivo della storia di Vadim? Cosa vi piacerebbe che portassi
tra questi argomenti? Cosa vi piacerebbe che vorreste vedere approfondito in un prossimo video? Che non so se i miei messaggi continuano ad arrivarvi in delay oppure no. Sei bravo a fare il rumeno, sì, me lo dicevano anche i rumeni che sono bravo a fare il rumeno, infatti sono passato per rumeno per qualche settimana da quando sono stato scoperto su YouTube. Hanno detto che sono un rumeno. Oddio, effettivamente se mi faccio il baffone alla Borat, guardate, il Borat era kazako, però... Aspetta, una bellissima fiaba, vero? Aspetta, se la lì. Coral Castle, e mettiamo in lista. Ora, se non ti dispiace, 2 secondi. Guarda un secondo. Coral Castle. In italiano, castello di corallo, una struttura architettonica in pietra calcarea progettata a Homestead, in Florida. Ma sai che non ne avevo minimamente idea. Che è particolarissima. Vedi? Vedi perché io dico che fa bene essere affamati di curiosità? Ma che figa. Veramente figo. Lista, assolutamente. Assolutamente. Non meglio, sono ancora troppo giovane. Ma giusto per curiosità, Andrea, ma quanti anni hai? Giusto per curiosità, eh? Se vuoi rispondere bene, se non vuoi rispondere va bene uguale, eh? Anche Gruber è un argomento interessante. Sono talmente tanti gli argomenti. Lo vedi perché è bello gestire anche un canale del genere. È bello per questo, perché si ha letteralmente l'imbarazzo della scelta. Oh, che bello! Mi è appena arrivato un reminder da parte di YouTube che dice in diretta ora sul tuo canale. Quindi io sono in diretta sul mio canale, che bello! Grazie YouTube! Mi sorprendi sempre. E... Non comprendete che cosa sono qua. Parli di magnetismo. Un detto aspetta ancora un po', ho capito? E dai, cuoricini agli occhi per Andrea. Petra ti sta rispondendo dal divano. È la mia compagna, mia fidanzata e futura moglie a ottobre, quindi bravo YouTube. E dicevo, Francesca, è bellissimo gestire un canale del genere, perché non ci si annoia mai. Spesso e volentieri ci si trova a dover fare anche queste live per cercare di capire che cosa vorrebbe vedere il pubblico degli iscritti, appunto per questo. Perché gli argomenti sono talmente tanti che sì, è vero che uno deve fare quello che lo diverte di più. Però a volte è anche bello, tipo, che ne so, io Coral Castle, che mi ha consigliato Luce, non ne sapevo niente. Sono andato a vederlo adesso 2 secondi, giusto per farmi un'idea di quello che poteva essere. L'ho guardato e ne sono rimasto un attimo ammaliato e ho messo la pagina subito tra preferiti perché volevo saperne di più. E chi lo dice, magari il prossimo video non può riguardare anche quello, perché è una cosa che... magari mi appassiona, leggo, mi documento e ci tiro fuori un video. Ci sono talmente tante di quelle cose, cazzo, siamo miliardi di persone nel mondo, qualcosa verrà fuori, voglio dire, qualcosa di nuovo. Allora, Valeria, mi sa che se continua la quarantena, altro che molto interessante anche il mistero del triangolo di Bermuda, certamente anche quello. Grazie, settembre. Ah, anche tu ti sposi, Luce, congratulazioni anche per te. Noi ci sposiamo a ottobre. In realtà doveva essere aprile, però Covid happens. E si può sapere com'è avvenuta la proposta? È troppo fuori luogo per il canale, ma si può fare una piccola parentesi. È stato un parto. È stato un parto e diciamo che la prima proposta l'ha fatta lei, la proposta di matrimonio l'ha fatta lei. Io torno a casa dopo una giornata sfiancante di lavoro e apro la porta e vedo che è tutto buio. Io non capisco dove possa essere finita
la piccola saletta e inizia a cercarla per la casa. Non trovandola, ha detto: ah, mi sta facendo uno scherzone della vita. Tutto questo aveva la proposta davanti agli occhi, illuminata. Sì, io avevo. Noi abbiamo una lavagnetta, sai, di quelle dove si scrivono le cose, poi si illumina. Sono le letterine che deve comporre la scritta e poi si illumina. C'era questa scritta, poi scritto: Will you marry me? Vuoi sposarmi? Ed era in bella vista accesa e io non l'avevo notata. Sicché appena l'ho trovata, non vedendo assolutamente la proposta di matrimonio, ho fatto: ah, ma sei qui, volevi fare lo scherzone. E lei: ma non hai visto niente? Io: no, non ho visto niente. Lei fa: guarda cosa c'è lì. Ho fatto così: Will you marry me? Vuoi sposarmi? Guarda, ma che domanda è? Ho detto: sì. Cioè, sì, però nel senso sono rimasto spiazzato perché la proposta in genere la fa l'uomo e la volevo fare io. Il problema è che io l'avevo pensata di fargli la proposta 2 settimane più tardi. Perché 2 settimane più tardi saremmo andati a Disneyland. E siamo andati a Disneyland. La proposta, poi la mia, alla fine gliel'ho fatta sotto, cioè davanti al castello di Disneyland, durante i fuochi artificiali di chiusura della sera. Ma è stato un parto, Luce, è stato un parto. Veramente un parto. Perché poi te l'avevi pensato da un'altra parte Sì, e io sì. poi alla fine vedevo gli orecchi Sì, con i bigliini, fai da vedeva, sposa, sì, io no, no. ma devi fare lì per È stato un forza. parto. Con un parto, ma con un parto mai come vuoi. No, assolutamente. Assolutamente. E pensare che volevo partire al cinema, però al cinema con un video proiettato, però Avresti amata va troppo la bene. tua. La cosa interessante è che Mr. Tiago Blum ha detto che quello si metterà in lista. A me, Andrea, io farò 14 a marzo, l'8, quindi ci siamo, tra pochino, tra un mese e mezzo praticamente. 14 anni, una bellissima età. Auguri, ma Andrea. È una bellissima età, e perché anch'io ho iniziato ad interessarmi al mistero proprio a quell'età. Quindi, Andrea, coltivala questa passione. Vacci avanti, guarda i nostri video, guarda i video anche di altri youtuber e scoprirai mondi a te sconosciuti. Che succede? Partita Coco. Coco scendi, così a caso. Tanto ho deciso, quando metti nel Napoli me lo rubo. Ma ci verrà a Napoli, metti? Ecco che. Ah, che bella nera, ho capito. Bella sta cosa. Ciao Petra. Dice che noi abbiamo la lavagnetta, ma non mi si è battuto sul tempo. Esatto, ma scusami, l'hai sfumata proprio la proposta. Cioè, non è che l'ho sfumata, l'ho rifatta a Disney, però non era come volevo farla io la proposta, assolutamente. Però, vabbè, bisogna sapersi adeguare, diciamo, dai, bisogna sapere, come si dice, anche improvvisare. Bravi per la decisione, sono molto legata alla famiglia e i giovani che mettono su famiglia li ammiro. Significa che stai bene e mettere basi per un futuro. Bravo, parole molto belle. Grazie Andrea. Parole molto 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 belle. Andrea lui ha detto di sì, quindi per un po' i vanellini e vanellino non vedranno video nuovi. Ma ho capito, ma si sta sposando anche lui? Il tuo amore Matt? Ma L'ha sposato, no, l'ha io mi sto sposato. perdendo cose che mi Matti, Matti, è sposato. Ok. Fine. Ok. Allora. Venendo da Megan. Mi hanno chiamato la signora Vadim. Vadima! Lei va Io Dema. sono Vadima È da oggi. Vadema. Ciao a tutti, sono Vadima. Matteo Rubio. Ah, ok. Ho inquadrato il tizio. Ah, vabbè, è un bel ragazzo comunque, ragazzi. Posso capire se ve ne siete innamorati. Oggettivamente è un bel ragazzo. Però ovviamente, nel senso, io ho altre Anche di non preferenze. preoccupare. No, ho appena detto altre preferenze. C'ho la Ok, diva Dima sul divano. perfetto, da stasera sono Vadima io. Che tra le altre cose è un nome che esiste, Vadema. È il femminile di Vadim. Quindi Vadim Vadema. Ora mi tocca Sì, cancellare Vadima Music and Creations. Casa Vianello, diventiamo. Na 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 na. Vabbè,
Casa Vadim. Che ne dici, Vadim Music? Rimani Petra, dai, fidati. Meglio, se no mi tocca cambiare tutto. Sono bella Andrea, super mega gnocco figo buono. Insomma, è più a pone, detto. Ma sua moglie è d'accordo. Scusa. Si scherza, Valeria, dai. Siamo toscani, si fa per ride. Sì, noi toscani siamo... Siamo toscani, si fa per ride, siamo al pezzo. Non si vuole assolutamente... Quindi ti chiedo scusa. Ma si fa solo unicamente per ridere. Quindi abbiamo capito che nei prossimi video vogliamo vedere qualcosa di magari inedito. Che mi piacerebbe... Le proposte come decifrare di... auguri. Qualcosa di inedito che non è stato mai visto su YouTube. Intanto vi dico subito che, tanto per fare anche un po' di hype sul prossimo video che uscirà in collaborazione con la Mela Avvelenata, che quello che abbiamo fatto io e lei penso che non l'abbia fatto ancora nessuno. Cioè, nel senso, vi dico subito, vi anticipo, che il video che farò io sommato al video che ha fatto lei come durata si passa l'ora di video, e è un bel approfondimento su cose, se su luoghi misteriosi italiani che non tutti approfondiscono, non tutti ne parlano, e penso che in questo, senza peccare di presunzione, io e Fiorenza abbiamo fatto un bel lavoro. Quindi vi invito caldamente a essere presenti alle premiere, perché saranno due. Sarà la prima premiere ora in settimana, vi faccio sapere esattamente a giorni quando sarà il giorno. Una sul mio canale e il giorno dopo sul canale di Fio, la seconda parte. Per chi mi segue da novembre all'incirca, sarà come è successo con Gisella, con la collaborazione che ho fatto con Gisella. La prima parte lei sul suo canale, la seconda parte sul canale nostro. È interessante perché comunque vedrete l'approccio ad un argomento come misteri italiani trattato da due youtuber che si trattano bene o male di rubriche gemelle, chiamiamole così, ma ognuno con il suo stile. Quindi è anche stimolante per gli iscritti vedere cose trattate in maniera diversa e amalgamate per un progetto comune. Quindi su questo ci metto la mano sul fuoco, che sarà veramente un prodotto di qualità che vi piacerà sicuramente. Quindi non mi resta altro che dire di aspettare la data e di essere presenti alla premiere, perché sarà veramente veramente un bel episodio. Ora sto a gobbo così perché ho il microfono davanti alla chat, quindi se chi se lo fosse chiesto durante questi minuti. Allora, non credere Andrea, non seguo di tutto, mi piacciono i misteri, mi appassiona la storia, poi sono iscritto, abbonato a canali meritevoli come i vostri, seguo anche interessante, seguo quello che è interessante e garbato. Buono, e ti ringrazio di far parte di questa cerchia allora. Altro commento da vedere, cosa ne pensi delle possessioni, adesso se ne parla. Guarda che lo so che scherzi, lo so che sei che scherzo, però ogni tanto lo dico, lo preciso, perché per educazione soprattutto. Cosa ne pensi delle possessioni? Ecco, ora ci arriviamo, mi raccomando, collaborazione con Vanilla per capire... Sarebbe top, vabbè dai, ora poi ci lavoriamo con Vanilla, dai, vediamo un po'. Andrea, non dovrei aspettare tanto, fidati, non dovrei aspettare tanto. Allora, cosa ne penso delle possessioni demoniache? Pensi che siano disturbi psicologici mentali? Allora, Hind, ti rispondo invitandoti a guardare un video che ho fatto qualche mese fa per il canale, e ho trattato praticamente uno degli argomenti di possessione demoniaca più spinosi per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, e stiamo parlando di Annalise Michel, nel quale sono stato anche invitato su Twitch a parlarne in diretta sul canale Twitch di Ore d'Orrore, che abbiamo fatto proprio una live dedicata a Annalise Michel. Allora, secondo me,
le possessioni demoniache sono, proprio lo dico qui, lo dico apertamente, sono frutto di roba psicologica, proprio per buttarvela lì. Non perché non creda nel diavolo o quant'altro, ma perché il nostro cervello è veramente veramente potente, uno strumento enorme. Basti pensare al fatto che, come ho avuto modo di citare anche nella live precedente, siamo talmente ricettivi che inconsciamente apprendiamo anche quando non stiamo apprendendo. Che ne so, vi faccio un esempio. Dicevano che Annelise, quando era posseduta, parlava le lingue morte. Lingue che solo potevi soltanto studiare nei libri e che Annelise non potrebbe mai aver letto. Quindi come faceva una ragazza di 20 anni a sapere il sumero o a parlare determinate lingue? Abbiamo omesso un piccolo dettaglio in questa, di questa vicenda qua. Che Annelise, in gioventù, qualche anno prima delle possessioni, lavorava in biblioteca. Quindi lei aveva inconsciamente accesso a questo tipo di informazioni, e noi non eravamo lì, noi non potevamo sapere che cosa effettivamente poteva leggere o non leggere Annelise durante il suo periodo di lavoro in biblioteca. E il cervello queste cose le apprende, anche se le leggi e non le studi, ma comunque ti rimangono nel cervello. Noi quando la notte sogniamo, tecnicamente stiamo facendo come il computer, la deframmentazione delle cose, la deframmentazione delle informazioni che ci vengono riproposte tramite sogno. E chi ti dice che nel momento di debolezza mentale, come ha avuto Annelise quando era posseduta, non possa essere venuta fuori qualche informazione creduta assopita, come una lingua antica, come un... magari non l'ha parlata nemmeno fluentemente, magari ha detto qualche termine e chi l'ha vista ha detto questa parla sumero, magari ha detto due parole in croce. Io penso che molte cose siano frutto del cervello. Poi di casi come Regan dell'esorcista io non credo di averne mai sentiti. Nella realtà quello più eclatante è stato quello di Annelise Michel. Perché stai ridendo? Ah, c'è Coco che gli fa ridere, c'è Coco che racconta le barzellette a Sara. E quindi io finché non vedo una o uno che levita nell'aria e imprega il Dio, io per ora sono sempre più propenso a credere che le possessioni cosiddette demoniache siano frutto di roba di cervello, anche perché le corde vocali, se piegate in una determinata maniera, ci fanno raggiungere tonalità e timbri di voce che nemmeno lo immaginiamo. Noi abbiamo uno strumento perfetto. Lo strumento della voce, il nostro, è modulabile e perfetto. Quindi non è da escludere che sia comunque la voce di Annelise quella che viene riprodotta e non la voce di una legione demoniaca. Basta pensare ai monaci tibetani che riescono a parlare con due voci contemporaneamente, semplicemente accavallando le corde vocali. Questa era in preda a un delirio. Chissà cosa riusciva a fare. Allora. Se la Brenda salisse su vascellazzo brutto brutto. Ma che ci penso se il capitano accetta te e metti sul vascellazzo brutto brutto sarete due mozzi con una fava, saremo mozzi assieme. Mi fido. Sono certe registrazioni VP che vengono attribuite al diavolo. Andrea, ma Vadim è cugino di Zlatan Orej, zingaro di Romania. Vadim è un po' cugino di tutti. È amico e conosce tutti e nessuno. Vuole bene a tutti, un po' come Macete. Io credo che certe cose non nella possessione. Penso siano frutto di autosuggestioni. Sono più propenso, sì, a credere appunto io, più che alla possessione demoniaca, alla metafonia. Alla metafonia ci credo. Cioè ci credo, sono più aperto rispetto alla possessione. Quindi sì, Valeria, sono certe registrazioni VIP che fanno paura perché vengono attribuite al diavolo. Sono più propenso a credere a quelle che alla possessione. Allora, io credo che certe cose, ma la possessione penso che sia frutto di suggestione. Allora, non sono certa sulla modulazione della voce. Non tutti abbiamo la capacità di regolare la voce. Non avere la capacità, Valeria, non vuol dire non poterlo fare. Ricordatelo.
non vuol dire non poterlo fare, perché se ti ci metti e inizi a praticare, ci riuscirai. Ti ricordati anche che quando Annelise, per dirti, faccio l'esempio di lei perché ho trattato lei nel filmato, quando Annelise era posseduta, era in preda delle convulsioni. Quando sei in preda delle convulsioni e inizi a muovere parti del corpo in maniera violenta o a contorcerti, eccetera, eccetera, non hai il controllo del tuo corpo, diciamola così. Quindi magari non lo sapeva nemmeno lei come faceva. Il video me lo recupero, sono molto interessata all'argomento, soprattutto quando ci sono altre opinioni come la tua ed altre. Alla fine sono opinioni, Ind. Io non sono qui per imporre niente. Il mio punto di vista vale esattamente come il tuo. Finché se ne parla civilmente, se ne parla con rispetto reciproco, a me mi ci trovate sempre. Io sono molto, molto aperto per il confronto e il libero scambio di opinioni. Grazie per aver risposto alla domanda, ma figurati. Ci vuole solo tecnica per cambiare la voce? Allora, io non la so cambiare, perché comunque, nel senso, Vadim, mi basta soltanto modularla. Modulare è un conto, cambiarla è un altro. Cioè, come se io ti parlassi con una voce da donna. E questo richiede una tecnica assurda, oltre per me, oltre l'umana comprensione. Se questi monaci in Tibet ci riescono è perché loro meritano e si allenano anni, fanno solo quello. Io credo che oltre alla tecnica ci vuole anche tanta esercitazione e studio, appunto. A parte il diaframma, intendo ci sono voci anche sotto sforzo, non ci riesci. Dipende, ti ho detto dipende. Perché ti faccio un esempio stupido, Valeria. Prima che si riandasse in lockdown, io comunque studio recitazione in una scuola di cinema a Milano. E una delle ultime lezioni che abbiamo avuto è stata la dizione, praticamente in dizione, è tutto sulla modulazione della voce e sull'utilizzo dello strumento che è il diaframma. E allora lì ti fanno fare diversi esercizi. E diversi esercizi di riscaldamento che facciamo per comunque sciogliere il diaframma, sciogliere la voce, modulare, sciogliersi anche la parte della mascella per essere più elastici per quando parliamo, ti fanno raggiungere tonalità che non pensavi. Ora non te le sto a fare adesso perché anche è una certa e non voglio essere mandata a quel paese dai vicini. Però raggiungi delle tonalità e dell'intensità di più che altro rumori che non pensavi di poter raggiungere, fidati. Pensa a poterlo fare riuscendo a destreggiarti sulle corde vocali. Beh, come io penso, siamo tutti predisposti per fare tutto. È una questione di esercizio. Predisposti, io non credo ci sia una predisposizione, cioè non è che si nasce predisposti per fare qualsiasi cosa. Io ora non so suonare il pianoforte, per dirti, c'è gente che dice c'è nata per suonare il pianoforte, non lo so suonare, però sono convinto che se mi metto lì e inizio a studiarlo, tra qualche anno riesco a suonarlo. Se mi metto lì e inizio a studiare una lingua antica, tra qualche anno posso parlarla. È tutta questione di esercizio. Esercizio e volontà soprattutto, perché al giorno d'oggi manca la volontà per tante cose. Valeria mi chiede, farai anche doppiaggio? Nota dolente perché dovevo iniziare a farlo prima del lockdown, nella scuola che sto facendo a Milano. I professori di doppiaggio sono Claudio Moneta e Luca Ward, e prima del 10 di marzo del 2020 io dovevo andare a fare una lezione di doppiaggio tête à tête in privato con Luca Ward a Milano, e purtroppo qualche giorno prima il governo Conte ha dichiarato lockdown e questa lezione è rimandata quindi mi piacerebbe tanto, per ora ho detto sai cosa,
Facciamo sta rubrica, intanto vediamo che di mantenere allenata la voce e di provare a fare un po' di speaker, di voice over. Magari quando faccio lezione con Luca, quando sarà, lo sorprenderò. Pannofino, adoro. Pannofino, sì, anche lui è un pilastro del doppiaggio italiano, sia come attore, che è un grandissimo attore come Luca Ward, ma Pannofino secondo me è ancora più bravo. Lui riesce con la voce a raggiungere livelli di drammaticità assurdi. Sono lì che se la spozzano con la voce comunque loro due. Luca Ward ha una voce che fa morire, esattamente. Riesce a far bagnare anche gli uomini, Luca Ward, con la sua voce. Sul serio, Claudio Moneta e Luca Ward, esattamente. Claudio Moneta e Luca Ward, esattamente loro, sì. E io non sono ancora arrivato al momento scolastico del doppiaggio, per farti capire. Covid. Causa Covid. Quindi. Oh. Maurizio Merluzzo. Maurizio Merluzzo? Chi l'ha scritto Maurizio Merluzzo? Ah, lo vedo ora. Il doppiatore grazie al mitico Ward mi piace Maurizio Merluzzo. The Merluz. Bomba ragazzi! Lui mi piace. Sono un grande imitatore, io. La gente che non lo sa, però io sono bomba ragazzi! Benvenuti in un nuovo video! Condividete questo video con zii, cugini, parenti, amici, nuovi. Merluzzo comunque è un grandissimo doppiatore e ti dirò anche, Andrea, perché l'ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscerlo, una grandissima persona che non vedrà mai questa live, ma saluto con piacere. È una grandissima persona, Maurizio Merluzzo. L'importante è rimanere sempre umili e al pezzo. Ti dirò, Claudio Moneta, Luca Ward, Maurizio Merluzzo sono tutte persone umili e grandissime. Si preannuncia un 2021 più complesso del 2020, purtroppo. Mi sa anche a me. Lo so, però. Bomba ragazzi. Non rubare le frasi degli altri. No, non rubo le frasi degli altri, però mi piace. Mi piace. E poi diremmo che tra anche noi tra abbiamo conosciuto Loreti tra 10 anni. Tra le prime fan. Sarebbe figo, mi piacerebbe a me tra 10 anni poter essere conosciuto per qualcosa che non sia fare i panini o altro. Ci sto provando, diciamo, con il canale a vedere di emergere, di fare qualcosa che possa piacere alle persone. Magari ne riparliamo tra qualche anno. Il doppiatore? No, dov'è? Ha il piacere che questi ragazzi devono sposarsi. Finisse presto. Ah, la situazione, lui dice. Vabbè, Covid o non Covid, Andrea, noi ci sposiamo, Cioè, anche perché... Anche perché è tutto già pagato, quindi... Sono 30 persone e basta, grande governo Conte. Però, comunque Maurizio Merluzzo è un grande doppiatore, certe persone sono proprio... Non reputo Maurizio Merluzzo un grande doppiatore, certe persone sono proprio ignoranti. Perché sono, secondo me, perché vedono più la persona che il talento. Cioè, quello mi spiego. Se te vai a vedere Maurizio Merluzzo come youtuber e lo vedi che fa tutte le cose da ridere, non ci penseresti mai che è un doppiatore. Poi quando lo dice un doppiatore, ah sì, ma lui è scemo perché fa video scemi. Assolutamente no. Maurizio Merluzzo fa queste cose principalmente perché è un grande doppiatore. E poi non tutti sanno, forse i suoi affezionados, sì, che Maurizio Merluzzo, per avere la voce che ha fatto un percorso enorme, perché non parlava bene. E vedere i risultati che ha ottenuto da una persona con difficoltà a parlare a essere un grandissimo doppiatore e intrattenitore. Cioè, soltanto da inchinarsi, togliersi il cappello e lustrargli le scarpe, per quanto mi riguarda. Grazie, Ind. E pure ripeto, sai quanti progetti sono attualmente bloccati a vivere il lockdown? Penso che sia per molte cose... Penso che sia per molti così. Sono in Germania. Ah, sei in Germania, Ind? Dove? La Germania. La Germania è fantastica. Io ho dei parenti che abitano a Amburgo. Dove sei? Di dove sei?
Andrea, Maurizio Merluzzo, io lo conosco da una vita. Prima da cotto e frullato, figurati. Mi piace anche Fabio Volo, eppure non mi pare tra i migliori. No, Fabio Volo è normale, lo reputo normale, ha una bella voce, ma ce ne sono tanti altri meglio. Sicuramente, secondo me, è meglio Merluzzo di Fabio Volo. Ah, Monaco. Bellissimo Monaco. E ho detto, i miei parenti stanno a Hamburgo, bellissima città. La cosa che fa incazzare è che gli dice la doppia cosa... Che doppia cosa di scarsa qualità è perché non abbia numeri come Luca Ward e Pannofino. Non vuol dire avere numeri, cioè se una persona è brava. E il talento prima o poi gli verrà riconosciuto. Basti vedere che Maurizio Merluzzo ha fatto il suo esordio con Shazam nel cinema e ha fatto, secondo me, un lavoro eccezionale. Che gli porterà tante soddisfazioni e tante nuove opportunità. Lo spero per lui, tantissimo, perché se lo merita. C'è una storia, un complotto su cui veramente sei rimasto scioccato o comunque molto colpito? Sì. Sì, diciamo che è collegato ad un video che ho trattato. Il video che ho trattato, di cui sto parlando, è il Bohemian Grove. Il Bohemian Grove, per chi non lo conoscesse, vi invito a guardarlo nei video della rubrica. L'episodio si chiama Bohemian Rhapsody, i misteri del Bohemian Grove. È un, diciamo, un ritrovo che si tiene a luglio tutti gli anni. Voglio vedere se si è tenuto anche durante il Covid. Penso proprio di sì, perché tanto a loro le restrizioni non gliene danno. E delle più grandi potenze del mondo che decidono le sorti, a quanto pare, le sorti del mondo. E questa è la teoria cospirativa. La teoria cospirativa dice questo, che sia un gruppo... che è nato inizialmente per un gruppo di pochi eletti, che è nato per condividere l'arte e passare dei periodi in compagnia, che pian piano comunque la politica in questo gruppo ha sempre preso piede e fino a praticamente sovrastare completamente l'idea originale del Bohemian Grove, diventando un ritrovo a sfondo politico, tant'è che chi ne fa parte sono praticamente membri dell'elite della politica, su che possono decidere le sorti del mondo. A me colpisce questo perché, secondo me, tante delle cose che sono successe a partire dall'11 settembre, che secondo me le torri sono state buttate giù dal governo Bush, sono state decise lì per tornaconto. Sono cose che ti fanno pensare, sono cose che non possono rimanere inosservate. Mi piace il complottismo, mi piace. Non sono uno di quelli che fa il complottista, diciamo, che come per dirti, come un esempio, no, Musk, questa roba qua, non sono uno di quelli, però mi piace comunque analizzare le cose, se poi, e avere una mia versione di come stanno determinate cose. Gli Illuminati, visto il tuo video, brava. Gli Illuminati esistono assolutamente. Gli Illuminati come il New World Order esistono assolutamente. E non è da... cioè, per farti capire, Hind, faccio un esempio stupido. Allora, avete presente i Rothschild? Sicuramente li conoscete, perché se conoscete... se siete appassionati delle teorie cospirative, sicuramente questo nome non vi è nuovo. Rothschild. Chi sono i Rothschild? I Rothschild è un'antica famiglia ebrea che si dice abbia finanziato tutte le guerre del mondo, dal partire dal 1600 ad oggi. Partiti come umili orologiai hanno fatto i soldi e hanno iniziato a prestarli ai governi per finanziare le proprie guerre. Addirittura la Seconda Guerra Mondiale, che ha visto lo sfortunato episodio dell'olocausto, quella strage, quella cosa indicibile che è stata l'olocausto, dove hanno perso la vita milioni e milioni di ebrei, sia stata finanziata proprio dai Rothschild, dagli ebrei stessi. E si dice che questa famiglia non esiste, questa famiglia sia frutto dell'isteria di massa, una leggenda urbana, eccetera eccetera. Peccato che sia invece tutto vero, perché io personalmente sono andato a Parigi nel cimitero di Père Lachaise, che è uno dei cimiteri gotici più belli del mondo, tra le altre cose.
c'è il mausoleo dei Rothschild, che è una tomba, inizialmente un mausoleo che si confonde tra i tanti, però non è tanto quello che si vede da fuori, è quello che c'è dentro che preoccupa. Tu vedi fuori un mausoleo normale come gli altri con lo stemma d'oro dei Rothschild e dici, ah, questi si sono confusi con la massa. Però il bello dei mausolei è che scendono in profondità, quello è solo un ingresso, e dicono che all'interno di questo mausoleo cosa non ci sia, cioè ci siano le tombe dei Rothschild da generazioni e generazioni, però comunque a prescindere da quello che ci può essere o che non ci può essere, già il fatto che c'è un mausoleo con la targa d'oro dei Rothschild ti fa pensare che questa famiglia esiste, è vera tutto quello che si dice su Rothschild, comunque che siano una famiglia vera, che ci combinano tanto con la politica e con il gruppo del New World Order o gli Illuminati, già il fatto che esistono, uno inizia a fare 2 più 2 secondo me. Ho doppiato cartoni, vabbè, ma Merluzzo non ha già fatto doppiaggi, sì? Talento che ha, e ha fatto importanti doppiaggi, infatti non ha conoscenza di me. Rothschild anche Adam Cadman nomina spesso, è vero, Adam Cadman li nomina spesso, proprio no. Vabbè, stasera, perché mi aspetto che... Poi è per fare da zero quando il tempo si alza. Ah già, è vero, voi avete la musichetta dietro, me ne sono scordato. Perché io non la sento, Io non la sento, non sento niente, non sento nemmeno la mia voce. Che ora si è fatta? Infatti si è fatta una certa, ragazzi. Si è fatta una certa. Una fortuna a scuola, non c'è scuola domani. È domenica. E dai ragazzi, è vero, si è fatta una certa. Sono 2 ore e mezzo, cavolo, sono volate. A me sono volate letteralmente. Spero, guarda, vi saluto perché mi rendo conto che si è fatta una certa. E è arrivata la valletta che mi porta l'acqua. Ma dovevi parlare, dovevo parlare. Ah, lo sai. Rovina feste. Rovina zio Fester. Dicevo, ne approfitto, ragazzi. Io vi voglio ringraziare. Stai tranquillo, me la sento la faccia addosso ancora. Sono contento, dai, mettiamola così. Vai, comunque, vi voglio ringraziare per essere stati presenti stasera, attivi. Perché siete stati belli attivi, belli presenti, e questa è una conferma comunque che vi piacciono queste live, e spero che di portarvene diverse sul canale, spero di ritrovarvi sempre in queste live. E un'ultima domanda, Warhammer lo conosci? Certo, ci giocavo a Warhammer tantissimi anni fa, ora non scendo nei dettagli perché non mi ricordo quasi più niente, ma ci giocavo. E vi ringrazio per la compagnia, io ringrazio voi per la compagnia, perché comunque io tutte le volte che accendo per fare una live, per me è un azzardo, eh? Cioè è il rischio di fare una serata a guardare me stesso nelle palle degli occhi della telecamera è altissimo, quindi non si sa mai come va a finire con le live, è il bello della diretta. E sono contento di vedervi, sono contento, vedo qui, c'ho davanti le statistiche della live, cavolo ragazzi. E wow, cioè sono numeri che io non mi aspettavo l'altra volta e non mi aspettavo nemmeno adesso, e non può che riempirmi di felicità questa cosa, perché siete appassionati e mi piace questa cosa. Io mi rimetto a voi allora per il prossimo video, vi dico che subito in settimana uscirà, vi riassumo brevemente gli appuntamenti settimanali. Allora, per questa settimana si concluderà con un appuntamento domani sera in diretta, ma non qui sul canale. Per chi ha un account Twitch, domani con un link sul post della community ve lo farò sapere. Sul canale Twitch di Ore di Orrore ci sarà una live interessantissima, nel quale io e Ore di Orrore faremo un dibattito aperto con It contro It, praticamente il vecchio It contro il nuovo It contro il romanzo.
È un argomento spinosissimo per i fan dell'horror e non vedo l'ora di trattarlo. Quindi se avete... Ciao Monia, mi dispiace che sei arrivata adesso. Restate anche altri 2 secondi, così vi riassumo tutti gli argomenti. Poi vi do la buonanotte a tutti, uno per uno. E... dicevo, domani alle 9, ci sarà sul canale Twitch di Ore d'Orrore questa collaborazione che abbiamo fatto io e lui sul suo canale Twitch, che vi lascerò in descrizione domani nel post della community. It contro it contro it, cioè libro contro primo film contro secondo film, perché ripeto, è un argomento spinosissimo per i fan dell'horror, si creano veramente diatribe e fazioni e noi non vediamo l'ora di spaccarci letteralmente di botte a vicenda, e sarà una serata interessantissima che vi consiglio di non perdere. Poi in settimana prossima ci saranno ben 2 video, il primo video sul mio canale in Premiere, vi dirò la data a breve, che sarà l'Italia dei Misteri parte 1, e il giorno dopo sul canale della Mela Avvelenata l'Italia dei Misteri parte 2, e questo dovete vederlo assolutamente, perché saranno 2 video interessantissimi. Dopodiché partirà il sortotto sorteggione per l'argomento dei prossimi video, mentre si lavora all'episodio finale con Vadim. Finale perché poi Vadim si piglierà un bel riposino per tornare bello carico. Non si sa quando, ma tornerà bello carico con grandissime novità a cui sto lavorando già da adesso. Quindi state tranquilli, non si interrompe niente, la rubrica continuerà ad andare avanti anche se la presenza di Vadim sarà meno incisiva. Quindi io ringrazio voi di essere stati qua stasera, ringrazio Petra, ringrazio Luce, ringrazio Valeria, ringrazio Inde, ringrazio Monia, anche se è venuta tardi, però ti ringrazio comunque, ringrazio Andrea, grandissimo, attivo tutta la sera, ringrazio tutti voi che siete stati presenti, attivi e belli coinvolti stasera, mi auguro di trovarvi per i prossimi video. Se la live vi è piaciuta, condividetela con gli amici, condividete il canale con i vostri amici, istigateli con una pistola alla testa a iscriversi, a lasciare un bel like e a commentare. Dai che più siamo, la prossima volta ci divertiamo ancora di più. Restate sintonizzati, mi raccomando, perché tante novità stanno arrivando. Io vi do la buonanotte. Ah, no, ma perché a me arrivano i messaggi in ritardo e mi chiedo scusa. Ma non di lunedì e giovedì, perché queste serate c'è Vanilla su YouTube. E digli a Vanilla di iscriversi al canale. Dai, su, ormai anche se non era qua, era con noi tutta la serata, Vanilla. Non è che diventeranno tantissimi, bel canale, grazie. Giusto, vai, non lunedì e giovedì, tocca scegliere. Bella live, piacevole, grazie. E lunedì giovedì sacro, vero, così noi ti possiamo seguire. Allora, Andrea minaccia come fa Trizio, non è minaccia, io do suggerimenti con una 9 mm, però do suggerimenti. Oggi Lombardia in zona rossa, è davvero bello poter parlare con te di argomenti interessanti. Siete in zona rossa? Sì, in zona rossa. Ma non è diventata arancione nel weekend? E non ci sto capendo più niente, mi dispiace che siete in zona rossa. A noi purtroppo, per fortuna, a noi ci hanno fatto gialli così di... Sì, ma c'è ancora un'altra settimana, sì, poi vedremo, ci hanno dato il contentino. Andrea minaccia come fa Cristo, anche questa è pubblicità. Che ci aiuti anche lui qua. Dai, ma allora aspetta, io vi mando, se volete farglielo avere al signor Vanilla il link del mio canale, io ve lo do ben volentieri, ve lo scrivo nella chat, poi vediamo un po' se il signor Vanilla è interessato. Vi dite, c'è questo signore strano con gli occhiali, che sarei io, che ha sentito parlare tutta la sera di te e... ecco voi. Chi non l'ha fatto, si iscrive al canale di Petra, mi raccomando, di Saretta. Chi non l'ha fatto, perché quasi tutte le musiche sono tutte sue, eh. Lei da poco ha passato i 100 iscritti ed è molto contenta, spera di poter arrivare a molti di più per poter condividere con altri le sue passioni, i suoi interessi.
Io vi ho lasciato il link del mio canale in descrizione. Se volete, sapete che fare. Fate avere il mio link al signor Matty e dicete: vi ha mandato la community di Uncertain Records. Vi dicete: ho disimparato l'italiano. Disimparato l'italiano. E bene, non ho più voce, non ho più energie. Spero di avervi ringraziati tutti. Grazie anche a te, Simonetta, ti rivedo adesso. E è partito il messaggio. Buonanotte a tutti, grazie. Domani guardate la premiere, lunedì gli raccontiamo di te, Andrea. Grazie, grazie. Dite tutti: andate da Andrea, ha tanto bisogno, poverino, deve crescere. Poi lo mandate, arriva il boss in persona e ci parlo io con Matti. E bene, dai. Grazie a tutti, siete stati veramente splendidi. Grazie Francesca, grazie Luce, grazie Valeria, grazie Andrea, grazie Simonetta, grazie Petra, grazie India, grazie a tutti. Tutti siete stati veramente epici, è stata una bellissima serata e spero di poterla ripetere a breve. Vediamo come saranno gli impegni di lavoro e niente, tanto il mio canale non scappa, sta su YouTube, mal che vada ci aggiorniamo con i cosi, come ci aggiorniamo con i post della community. Chi vuole mi può seguire anche su Facebook, su Instagram, come vedete nella grafichina c'è il link al mio canale di Instagram. E mi raccomando, iscrivetevi su Instagram, su Facebook, iscrivetevi al canale di Saretta, lasciate un bel like al video e ci vediamo alla prossima volta. Ragazzi, è stato un onore, un piacere passare la serata con voi, un bel sabato sera, e spero che sia stato altrettanto per voi. Quindi vi auguro una buona notte ed un buon proseguimento di serata per chi sarà ancora sveglio. Ciao a tutti!